Ok, hello e benvenuti in questa live di Axel Axolotto. E beh, come vedete continueremo qua con, penso sia tipo, buon punto, quasi fine di Leggende Pokémon Arceus. Almeno penso, non ne sono sicuro. Diciamo che si chiama la crisi, quindi probabilmente Dio incazzato nero. E non intendo Dio brando, perché là sarebbero veramente dolori, quindi cioè, un minimo siamo salvi, diciamo, un minimo siamo al sicuro. Ah, al sicuro. Ok, premiamo A e andiamo avanti. Alleluia, qua ci sta la fine, insomma, penso la ciccia grossa. Siamo fermati che eravamo qua dentro casa e sta tipo per succedere il bordello. Ok, qua c'era... il tutte cose, insomma, sì, dovevamo soltanto uscire, diciamo che adesso la storia va avanti. Aspetta, voglio un attimo tipo collegare qua all'aggeggetto per registrare, così almeno tipo pensa che posso sentire le cose. Ok, 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 così almeno posso pure sentire tutto. Un personaggio tipo, si è un po' storto, però sti cazzi. Allora, Lucinda, siamo nei guai seri. Oh mio Dio, il cielo è come in Diamante Perla, quando ci sono i leggendari, il cielo è lo stesso, raga, porca mignotta che figata, oddio che bello. Fatto bene ad aspettare di far sta parte. Lo spazio temporale emana una strana energia e il cielo si è tinto di rosso. Ma sai, pure la melodia è simile. Il direttore vuole vederti. Che poi quello, diciamo, non è rosso e viola, però raga, daltonici, è normale. Rega immediatamente nel suo ufficio. Comunque, ciao Paolo. Nefasto, decisamente nefasto. È l'unico modo per definire questo cielo. Sorwan, che succede? Che so cazzi per diabetici. Non ci avevi convocati per parlare dei Pokémon regali placati? Sì, finché c'è... L'hai visto pure della sopra, scusa, Damon, non sei un coglione. Abbiamo una questione urgente da affrontare. Clevor e gli altri Pokémon regali erano stati colti da un'inspiegabile collera dopo la caduta di strani fulmini. E i fulmini sono caduti la notte stessa in cui Lucinda è precipitata dal cielo. Non possono fare a meno di pensare che ci sia qualche connessione. Ma non ci arrivo! Dai, cazzo, non sei stupido. Lucinda, chi sei tu?
Non lo so, non lo ricordo, però c'ho l'Alzheimer, c'ho la memoria corta, sono un pesce rosso, small brain slot, non lo posso sapere. Immaginavo. Il mio sospetto è che ci sia un nesso tra te e la tua caduta dallo squarcio squarcio spazio-tempanali e la collera di Pokémon regali. Ma non mi dire così, cioè non ci avevo pensato. Non avrai in realtà placato i Pokémon in collera solo per guadagnarti la nostra fiducia? A me mi distrugge vederla così triste. E se è così, per quale motivo? Qual è il tuo vero fine? Non lo so. Soruan, cosa vuoi insinuare? Lucinda non ha fatto nulla di male. E appunto, diteglielo voi due, giusto? Tra l'altro, non penso proprio che abbia un potere capace di provocare tutto ciò che è successo. Come fate a essere così sicuri che non abbia alcuna responsabilità? Si affidano alla fiducia, all'istinto? Se sono cazzate, lo sanno tutti che è tutto collegato. Vi ricordo che è giunta Isui precipitando da uno squarcio spazio-temporale. Chi ci assicura che non ci stia celando chi è veramente? Chi può provare la sua buona fede? Dio? Lassù? C'è Dio? Hello world! I am XP e benvenuto nella game del laghetto! I am XP, aspetta, questo nome qua mi è familiare! Questo nome mi è tanto familiare! Beh, nel dubbio quello che stai sentendo è la team di Cirdo versione giorno Giovanna, per quello che ti potrà sentire, insomma. E continuerà per un bel po'. E vabbè. Ovviamente nessuno. Come potremmo provare che Lucinda sia di sopra di ogni sospetto? Sinistra o destra? Cosa intendi di sinistra o destra? Cioè, per ora diciamo che penso che scelgo Damon. Cioè, per quello che mi ha detto mio amico, c'entra con il leggendario che ci capita, quindi scelgo Damon. Diciamo, per vederlo versione cavallo mi fa alquanto cagare, quindi sì. Mi sono visto tutto JoJo. Minchia, tutto JoJo. E diciamo, la cosa qua di Stream Elements arriva tipo dopo un anno, cazzo. Perfetto, let's go. Io non ho visto manco un episodio, solo meme. Ovviamente nessuno. Ok, già letto sta parte. Quello che dici è assurdo, stai chiedendo l'impossibile. Cosa vuoi che faccia, Lucinda, allora? Per favore, comunque, non smettere di seguirmi perché non l'ho visto JoJo, lo giuro, lo guarderò. Indagare su questo fenomeno anomalo? Ma non dovrà farlo in qualità di membro del Team Galassia, bensì come un'imputata che deve dimostrare la propria innocenza. Stronzo, mi cacci! Nel villaggio Giubilo c'è ancora chi diffida di te per il semplice fatto che sei caduta dal cielo. Sei diversa, non ti vogliamo qui. Torna dal paese tuo, stronza. Per tale motivo non posso ammettere oltre la tua presenza qui. Ci caccia seriamente? Ma perché mi cacciano? L'ha aiutato e tutto il resto e mi cacciano? Cioè, ma vaffanculo. Cioè, io spacco il villaggio. Io torno, prendo quei leggendari, prendo e gli do fuoco. Sti bastardi, sti brutti bastardi. Sei espulsa dal Team Galassia? Finché non avrai scoperto l'origine di questa calamità? O meglio, finché non avrai dimostrato la tua innocenza riportando la pace a Isui, non potrai rimettere piede al villaggio? Sono stato chiaro, capo squadra Selina? Pure tu, ti prego. Sì, signor sì. No, signor sì, cosa, per favore. Dai, una possibilità. La seconda possibilità. Si parlano sempre negli anime di queste cose. Sei senza cuore. Come puoi sospettare di Lucinda? Diglielo, vai. Difenderla non serve, la mia decisione è irrevocabile. Faccio solo ciò che devo in qualità di direttore del Team Galassia. Pezzo di erba.
La mia gratitudine è per tutto ciò che hai fatto. Ah, la mia gratitudine per tutto ciò che hai fatto per noi con il tuo grande talento resta immutata. Almeno quello, perciò ti verrà risparmiato l'arresto. Puoi andare. Mi arresta pure. Oh, io ti aiuto, ti salvo tutto, ti sparo il buco del culo. E tu prendi, e ripeto, tu prendi e mi fai cosa? Mi cacci? Sei stata espulsa dal villaggio? Cosa? Ormai è deciso. Senti i tamburi. Quanto sa di triste e solenne sto momento. Quanto sa di oh mio Dio. Oh, hello Daniel. E benvenuto nella gang del laghetto. Sono Axel Axolotto. Salve. Togni, se ti sei perso nell'inizio, semplicemente mi hanno detto: oh, grazie di averci salvato, gratitudine è rimasta, ma vattene a fanculo, esci da sto villaggio stronzo. Insomma, molto gentile ospitali. E insomma, quindi mi tocca per forza andarmene. Dio è leggermente incazzato da questa parte. Dio è un po' incazzato, un po', però cioè non te dico tanto, cioè è tipo quel quando prendi e tipo muori per la 120esima volta su COD per uno spawn kill, cioè quel livello di rabbia non tantissima, però è un po' incazzata. Però mi hanno cacciato dal villaggio e trattato come un barbone, quindi perfetto. Bello, Dio incazzato, let's go. Io ti dico, se devo scegliere una parte, sto dalla parte di Damon, perché vederlo versione cavallo, leggendario, no, non lo voglio. Le vostre strade si separano qui. Quanto è brutto sto coso. Lo so. Tuttavia sono stato io ad ammetterla nella squadra. Di qualcosa. Per questo la scorterò personalmente alla base della Landa, dove verrà ufficialmente espulsa. Ah, quindi ce la abbandona là. Vengo anch'io. Grande Luca! Anch'io voglio unirmi a voi. Grande Laven! Grandissimo il professor. Il professor Vesto, concesso. Va bene, quindi ci permette di andare là. Siete tutti diretti alla base della Landa, quindi. Bene, siate prudenti. Ah. Gong e con sti colpi di tamburo o colpi diciamo di gong così si preannuncia diciamo la nostra dipartita dal team. Mentre andiamo a sistemare, comunque il cielo è lo stesso di Pokémon Diamante e Perla, perché in pratica non è diverso, questo qua è quello di Diamante e Perla nella scena dei leggendari. Quindi sono 100% sicuro che ci stanno i leggendari, sono sicurissimo, 100%. Il capo questa volta è stato spietato. Te l'aveva ordinato lui di plagare tutti i Pokémon regali. Concordo, non ha scusanti, lo so. Lucinda sarà anche caduta da quello squarcio, ma ritenerla capace di far diventare rosso il cielo... No, I'm sorry, ma non lo credo possibile. It's intollerable. È antiscientifico, come un uomo di scienza mi opporrò recisamente. Vai, grande uomo di scienza. Glielo sconsiglio, professore. Quello là dei corcade mazzate te spacca, non te lo consiglio. Difendere Lucinda potrebbe crearle ulteriori problemi. Quindi manco mi possono proteggere? Merda, non credo che converrebbe a nessuno. Che bello allora. Tuttavia c'è chi non dimentica il tuo coraggio e potrebbe volerti offrire il proprio aiuto. Damon e Perla ad esempio. Of course, il team Diamante e il team Perla potrebbero accoglierti di buon grado. Ma temo che Damon e Perla abbiano già fatto il ritorno ai loro rispettivi insediamenti. Non ho idea di dove sia Risa, però Rapan dovrebbe essere all'arena del colosso. Potremmo chiedere a lui. Ah, ok, andiamo quindi da Rapan. Che Rapan, antenato di Rafan, cioè, bro. Wow, ma di chi saranno antenati alcuni, eh?
cerca di non morire là fuori, è un ordine. Hai il compito di eseguire delle ricerche, pertanto verrai equipaggiata a dovere. Grazie, le persone possono odiarti o apprezzarti. Non è possibile controllare le loro emozioni. L'unica cosa che importa veramente è rimanere se stessi. Wow, morale spicciola numero 720 da classici anime per bambini. Ricordi quando sulla spiaggia origine ti parlai del mio sogno di completare il Pokédex? Well, non posso sperare di realizzarlo senza di te. Quindi letteralmente c'è, gli servo soltanto per il Pokédex? Che bello! Ma per come devo craftare le Pokéball? Non c'ho un cazzo, e qua non esito qualcosa, non posso craftare. Aspetta, fammi vedere qua se c'ho roba per craftare. C'ho le ghicocche. Allora, uno, prendo queste qua e le trasferisco in blocco nella squadra. Due, ciottoli, però mi sa che mi mancano le ghicocche, sì. E mi sa che non posso farmele le Pokéball, me le devo per forza comprare. Che palle, vabbè, compriamocele. Compra, ok. Non vende niente di meglio di delle misere pozioni. Oddio, non posso vendermene molto di più. Sì, dai cazzo, così dovrebbe andare bene. E qualche revitalizzante, perché so già che ci saranno cazzi per diabetici. Perfetto. E adesso dobbiamo semplicemente andare là e... aspetta, era... meno. Sei andato più avanti con le missioni principali rispetto a quelle secondarie? No, questo qua letteralmente dove ho lasciato la scorsa live. Letteralmente sono uscito di là, mi hanno detto: oh, c'è sta Dio incazzato, andiamo a parlare col professore. E il professore ha detto: no, ma dobbiamo complimenti, cioè non mi dovevi dare i complimenti, oddio, hai sconfitto il Pokémon. E quello tipo era: no, è successo qualcosa peggiore, tu c'entri con questo, vaffanculo, esci di qui. E mi ha cacciato. Quindi no, non potevo né fare missioni primarie né secondarie dalla scorsa live. Questo qua è il piccolo problema. Ok, mi delle pippo direttamente qua. Oh, cazzo, rola di burda. Dico, cago sbrugno. Ok, no, qua non ci sono Pokémon troppo brutti. Cazzo, già sto morendo, perfetto. No, gli Staraptor adesso no. Poi non so manco che Pokémon c'ho. Ok, contro i leggendari ci muoio male, perfetto. Contro i leggendari ci muoio. Oddio. Lo so. Non è il massimo, non è molto, ma è un lavoro onesto. E quindi tipo diciamo che a sistema tutto quanto mi tocca a me. Oddio, però mi voglio fare un buoneri, perché non so se quelli che ho sono solo maschi. No. Oh, coniglio bastardo, fatti prendere. Dai cazzo, ho buttato delle Cristo e Dio di Mega Ball per quelli. Perché mentre che quelli che ho sono maschi, voglio pure uno femmina. So che non li posso bridare, però li voglio, cioè la voglio. Ho visto poi qualche live scorsa tipo un Alfa Lupanni e me lo del culo che non ho potuto prendere. Vabbè, scialla, o fanculo, me regalo leggendario, allora ci penso dopo. Queste qua ci penso dopo. Ok, let's go. Ok. Ci stiamo avvicinando, intanto se dobbiamo andare a parlare con Rapan. Con Rabano. Sì. Tu. Allora, che storia è questa? Cosa diamine hai combinato? Nanerottolo, non ho fatto un cazzo, ci hanno tutti con me. Ma hai visto che razza di squarcio si è aperto in cielo? Se dovessi cadere un fulmine da lì, nessun Pokémon Ace sarebbe al sicuro. Il Team Perla è nel subbuio più totale. Lo sapevo. Da quello squarcio non potevano cadere che disgrazie. Aspettate un attimo. La musica e i pareti sta in discoteca. Non so tipo se si sente da disturbi al microfono. E fammi sistemare tipo pure il modello 3D, perché mi sa che sembra un po' alla cazzo dei cani. Il modello mio non capisce come sono seduto.
Lo sapevo che quando scaccia un po' grazie, ho bisogno di una mano. Che ti vuol dire? Hai ragione. Sì, grazie al cazzo che cadono disgrazie, però c'ho bisogno di aiuto. Una mano? Aspetta, dov'è? Sì, ok. Oh, wow, non l'avrei mai detto. Beh, se devo essere sincero, parte di me vorrebbe venirti incontro, ma se lo facessi finirei per causare problemi a Perula. E dai, una mano. Ti sono grato per aver pagato Clemor e vorrei ripagarti in qualche modo per i tuoi sforzi. Ma, ahimè, da solo non posso fare nulla, pezzo di merda. Non è che c'è qualcosa. Forse Risa saprebbe cosa fare per aiutarti. Risa ti fa sempre in quattro per gli altri. Non voglio riparlare con Risa. Io al giuro alla fine della live, cioè alla fine di tutta questa parte qua di gameplay, cioè faccio un mix di tutte le volte che ho sclerato perché Risa mi sta sul cazzo. Probabilmente si trova al Ponte Eroso. Pare che Risa sia molto legata a quel luogo. Sono certo che da qualche parte in questa sconfinata terra di Intui esista un posto anche per te. Vaffanculo, cioè... Voi c'avete il dio dello spazio e non sapete dove cazzo mandarmi. Aspetta, dov'è? Ah, dove devo andare? Allora aspetta, mi telepippo qua. Mi telepippo qua giù. Ed è andato tutto quanto di teletrasporti e di spostamenti. Signor, non c'ho tempo per missioncine tua da quattro sordi. Devo pensare a sistemare la situazione qua con una praticamente divinità. Cioè, letteralmente perché un ragazzino di 10 anni dovrebbe prendere e lottare contro un dio? Ok, no, questo. Più che altro perché qua in sta terra qua è inutile prendersi l'uccello. Porco il cazzo, un alfa! No, 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 no. Cazzo, pensavo di mettere là in acqua. Quello alfa è un dito nel culo. Quell'alfa là è figo, lo voglio, ma è un dito nel culo. Ok, ok, ok. Che possiamo andare. Dai, Risa, Risa, ti odio a morte. Per favore non fare battute di merda, ma mi serve la tua mano. Sto qua soltanto per quello, non perché mi piace, ok? Perché mi stai sul cazzo, però servi. Spero che questo cielo angosciante ritorni normale, best, altrimenti sei che Risa. Ah, Dio santo, la voglio morta. La voglio strozzare. Quando ci sarà Dark Ray la manderò nei tuoi incubi. Ti farò stuprare da un'orda di macioche nei tuoi incubi. Ti odio. Ah. Pensa seriamente, non fare battute di merda. Questa volta è seria. Ah. Una vista così inquietante renderebbe nervoso chiunque. Che diavolo sta succedendo? Vorrei saperlo anch'io, ma non lo so. Boh, già, chi lo sa. Ah, l'orso serve a qualcosa come mezzo di trasporto. Diciamo che... oddio, l'orso serve a trovare tipo delle cose. Degli oggetti nascosti, diciamo. Quindi è quel... va lento e c'è tipo un radar. Se il radar diventa blu, l'orso prende, schizza male, comincia a correre. E diciamo, da là capisci che devi andare da quella direzione e scava. E letteralmente in cane da tartufo, scava e ti trova gli oggetti. Non è peggio di Sans. È 10.000 volte peggio di Sans. Questa qua è la versione di Colorado di Sans. Questa qui è orribile. E no! Cioè, fa la stessa battuta, almeno Sans fa ridere, lei no. Cioè, in Sole e Luna c'avevi il professore che faceva le battute sui Pokémon. E ridevi. Diciamo, non facevano ridere, ma erano un po' da snoffata, erano un po' da snorf. No, questo è un no. Il leader mi ha detto che non puoi più tornare al villaggio Giubilo. Peccato che il team Diamante non possa fare nulla per aiutarti. Proteggerti potrebbe scatenare tensioni del team Diamante e il team Galassia.
Il team Diamante e il team Galassia, di sicuro l'idea non ti entusiasta, giusto? Non ti entusiasma, giusto? Non che cioè, mi entusiasmi il fatto di creare una guerra fra fazioni, però boh, lo dovrò fare su Minecraft, quindi beh, penso ti possa fare pure adesso. L'altissimo Weird era un occhio di riguardo per te. Per questo mi piacerebbe poterti dare una mano, ma non posso, perdonami. Comunque, io sono convinta che andrà tutto bene. Il tempo sistemerà le cose. Non in questo caso, se il tempo è incazzato. E se non lo farà lui, ci penserai tu. Le redini del destino sono in mano tua, ora e per sempre. Bel modo di dire cazzi tuoi. Oh. Vabbè, oh, per una cosa, perché i cazzi non sono me, ma tuoi. Non è un grande problema. Lago verità, eh? Sheesh. Ah no, Shinx, vaffanculo. Sì. Non volevo fare lo screen allo sguardo di lei. Però faccio un attimo una foto, cioè un video di questa parte qua. Sì, bello, 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 tutto bello, però... Oh Yems, ah Yems, oh mio Dio, il Salvatore, Gesù Cristo, e te lo sei tu, vieni qui. Ovunque tu vada sembra che si verifichi un evento inspiegabile dopo l'altro, mia cara amica. Oh mio Dio, Signore Salvatore, tu. La sua faccia felice è ciò che mi porta gioia in sti momenti. Salve Lucinda, Dio santo, sposami. Vendimi qualche oggetto di cui non ho bisogno, per favore. Ti stavo cercando. Perdere una cliente affezionata sarebbe un grosso colpo per i miei affari. Ma nessuno ti compra da te. Sono già al corrente di tutto. Un buon mercante deve sempre tenersi aggiornato sugli ultimi avvenimenti. Espulsa dal team Galassia e per di più senza un luogo dove trovare asilo. Né presto il team Diamante né presto il team Perla. Ci pensi tu? Ma non ti crucciare, esistono ancora partiti sui Niotei più. E mi ci porti tu? Lascia che io sia a occuparmi di te. Conosco un posto che fa esattamente al caso tuo. Oh, Signore Salvatore, lui è Gesù, guarda. C'è uno del genere. Ah, la parte del villaggio, da questa parte? Ammetto che è un po' fatiscente, ma mi auguro tu possa chiudere un occhio su questa, per questa volta. Oh, sì. Ma che parte siamo? Ah, siamo da tutt'altra parte? Vabbè, aspetta, però fammi fare un attimo una cosa. Fai così. Ok. Ah, ma così non mi fa vedere però tipo, diciamo, gli stampi, le cose del gioco. Vabbè. Ok. Oddio, parte del dialogo. Di nuovo qui a trascorrere i tuoi doveri, Edelo. So già che tipo questa qua mi sa che c'entra pure lei con la futura Camilla. E so che ci sarà uno scontro con Edelo, quindi è quel sì, ma ho comunque il cago. E so per certo, cioè almeno un mio amico mi ha fatto sentire soltanto, diciamo, la colonna sonora. Quindi penso sia tipo una cosa alla scontro. Ed è la stessa di Camilla. Raga, io c'ho il cago potente, non so quando succederà, non so se prima o dopo i leggendari, io c'ho il cago, io c'ho paura. Il cielo sarà anche cambiato, ma tu non cambi mai. Salve signora Noesis, oggi non mi trovo qui per imparare le storie e leggende di Isui. Ok, si entra anche lei con Camilla, cioè, raga, ci sono due gocce d'acqua, raga, cioè... Te l'ho già detto, non esiste più che sufficiente. Chi è questa giovine? Più che sufficiente, chi è questa giovine? Costei e Lucinda, la ragazza di cui si fa un gran parlare di questi tempi. Ha placato lei la collera dei Pokémon regali.
mi sento tipo come quella persona fortissima che placa la rila degli dèi, e poi c'è stato tipo io, così. Ora rammento, me ne parlassi già in passato, povera viandante smarrita nello spazio. Spazio nel tempo. Grazie a te forse riuscirò finalmente ad adempiere il mio compito. Viandante smarrita? Vabbè, è quello che sono. Lo squarcio spazio-temporale va chiuso immediatamente. Ah, è. Vabbè, sì, così. O l'equilibrio spazio-temporale potrebbe essere compromesso. E ciò, viandante smarrita nello spazio e nel tempo, è un'incombenza che spetta a te soltanto. E vabbè, è sempre un modo per dire, te la prendi in del culo te. Ma adesso entriamo nel mio eremo, ci sarà molto di cui discutere e sarà meglio farlo più comodamente. Quindi ok, ci invita nella sua tenda. Oddio, mi sa che qua era dove ci stavano... Ok, no, non era qua. C'erano tipo delle foto di alcuni personaggi, diciamo, antenati di altri personaggi, sempre dei giochi futuri. Sì. Lo squarcio spazio-temporale è un foro che collega un numero ignoto di dimensioni. E una di esse molto distante dalla nostra è quella in cui risiede il sommo sinno. Il team diamante del team perla? Del team diamante? Dall'antichità più remota... Dimmi che da questa qua è la scelta, diciamo, che tipo poi ti porterà ad avere il leggendario figo e non un cavallo con le zampe puntute. Per favore, basta My Little Pony, per favore. My Little Porno, porca puttana. Dall'antichità più remota al nostro presente, questo è ciò che chiamiamo tempo. Dagli estremi dei quattro punti cardinali a ciò che agisce sopra e sotto di noi. A ciò che... questo è ciò che chiamiamo spazio. Ah, perché parla di spazio quando noi siamo tipo... abbiamo detto quello del tempo? La via che collega l'oggi al nostro futuro è il dominio del tempo. Ah, ok, parli di tutto. E tra ciò che giace dinanzi a noi e ciò che ci siamo lasciati alle spalle, tra ciò che si sovrasta e ciò che resta sotto di noi. Lì si trova lo spazio. Quindi è un po' tutto collegato. È solo dall'unione di entrambi che può nascere l'universo, non trovi? Sarà a discutere su quale dei due sia più degno di venerazione, come fanno il team diamante e il team perla. Mi sembra oltremodo sciocco. È vero. Cioè, sono essenziali. Cioè, senza spazio e tempo. È tipo lo yin e lo yang. Cioè, non può esistere solo yin o solo yang. Cioè, yin e yang. Cioè, cazzo. E quelle le due facce della stessa medaglia. O una medaglia con due cose diverse. Cioè, con due disegni diversi, tipo le carte quelle fighe che erano composte da due Pokémon. Non mi stupisce che tu capisca ciò di cui parlo. D'altronde sei giunta da un'era differente. Prestami dunque attenzione, viandante smarrita nello spazio e nel tempo. Ti spiegherò in cosa consiste la tua incombenza. Quindi qual è la mia missione? Vi sono tre laghi qui a Isu: il lago Verità, il lago Valore e il lago Arguzia, che sono quella dei tre Pokémon leggendari, che era Uxie, Mesprit e l'altro che non me lo ricordo. Perché una memoria veramente di merda, il terzo non me lo riesco a ricordare. In ciascuno di essi risiede un Pokémon che si dice incarni in parte dello spirito. Se voi tipo ve lo ricordate come si chiama l'altro Pokémon, ditemelo per favore. Supera le prove che ciascuno di loro ti proporrà e porta i loro doni alle rovine brumose. Lì otterrai la catena rossa, che si dice... Ah, ok. L'hanno tradotto come catena rossa, la rosso catena. Che prima questa qui era rosso catena. Il lago Doria, non è tutto il lago Doria, basta il lago Doria, per favore. Ah. Lago Doria. Non so perché quando si parla di Doria mi viene in mente più che altro tipo l'attacco di Ganondorf. Cioè viene prima il coso, proprio il coso è... Poi mi viene in mente l'attacco di Ganondorf, non so perché. Che si possa tenere insieme il mondo.
Tenere insieme il mondo non si tratta dunque di chiudere lo squarcio? No, 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 si tratta di fabbricare una catena per intrappolare gli dèi. Insomma, tutto molto tranquillo. Risparmiami quello sguardo, giovinotto. Sto solo riferendo ciò che tramandano gli antichi testi. Mica c'è la Bibbia e non posso certo attestarne la verità. Ciò che sia fondato o meno è il mio compito a mandarlo. Ah, il fardello dei nostri antenati. È facile creare leggende senza tenere conto dei discendenti che dovranno tramandarle. In ogni caso, ti ho riferito ciò che ti riguarda. Porterai a compimento la tua incombenza? Naturalmente, Watson. No, non c'è nulla di più nobile del riconoscere ciò che il fato ci richiede. E il fato, c'è la chiamata di Dio, ma nel senso la chiamata di Dio sta reagendo a qualcosa. Sul schermo sono apparsi tre laghi. Che io già ve l'ho fatti notare poi nelle scorse live, mi pare tipo, non so se tipo, sì pure in quella poco scorsa, il lago dove ci stava diciamo il tempio, che sarebbe diciamo il lago della prima città dei Pokémon Diamante Perla. Comunque diciamo il lago verità. L'aremo della signora Noesis è provvisto di un banco per il fai da te. Nel caso di serviste, se ti trovi a corto di materiali, sono più che disposto a fornirti al giusto prezzo, si intende. E il pascolo, ho bisogno di riposare. Quanto riguarda rimettere in salute i Pokémon, non temere. Se c'è proprio bisogno, potresti intrufolarti in un campo base. Abra? Questa, un Pokémon selvatico deve essere sgattaiolato nel mio eremo. Occupatevene voi, da bravi. Vabbè, con piacere. Pensiamoci noi, Lucinda. Che significa ci pensaci tu? Dov'è il banco per il fai da te? Dov'è il banco per il fai da te? Avevi detto che c'era un banco per il fai da te, penso sia fuori. Quindi mi tocca comunque prendere, muovere le chiappe e uscire. La cosa che non vorrei mai fare. Oh, è un Abra. Da dove si tratta? Da dove si sarà trasportato? Porco Dio. Dormire poco mi fa questo effetto. Guarda un po', ha con sé una lettera indirizzata a te, Lucinda. Ok, prende la lettera e comincia a leggere. Cara Lucinda, adopera il mio Pokémon come tramite per accedere al pascolo. Ho fatto in modo che i campi bassi siano a tua completa disposizione. Ho piena fiducia nelle tue abilità di ricercatrice. So che riuscirai a mettere velocemente fine a questa situazione critica. Fai attenzione, Selina, capo. Quindi non mi ha abbandonato! Buone nuove? Sì, cazzo! Sì! Tornando a noi, i tre laghi, si prospetta una vera e propria sfaticata. Se solo ci fosse qualcuno disposto ad aiutarci. Non ti sfugge nulla, Etelo. Ah, non ti sfugge nulla, Etelo. Immagino che sia un requisito indispensabile a ogni mercante. Beh, io vado con Damon, io l'altro leggendario non lo voglio, io il cavallo, che c'è cavallo di alghe e cavallo palchia, non so quale sia più brutto. Per il momento sono riuscito a tranquillizzare la mia gente, i capitani stanno tenendo d'occhio i Pokémon regali, ma al momento è tutto sotto controllo, quindi eccomi qui. Non fraintendermi però, non possiamo comunque aiutarti apertamente, cioè... Sì, ma non proprio. Se dovessimo contravvenire agli ordini di Sorwan, i rapporti tra i nostri team potrebbero divenire alquanto complicati. Ma Gizio, volete mettere? Andrei messi immaginato fuori? Sì, sento nei miei qua che entrano. Quello che ho appena sentito era mio padre. La roba che tiri fuori, va, che ti è posto. Fa! Poi chiudere la porta e smettere di urlare, grazie. Scusa, sì. Per farla breve, vogliamo darti una mano, ma senza dare nell'occhio. Il team Axolot magari ci fosse. Sto in live adesso, brutto stronzo. È da prima che ti ha avvertito, cazzo. Va bene che ti sei perso grandi cose. Quindi ti accompagnerà uno di noi. A te la scelta, anche se non c'è storia. Vabbè, dai. Scelgo te, Damon.
scusa, no, no, tranquillo. Scegli a quella puttana. Bro, l'altro leggendario è un aborto, col cazzo che me lo prendo cavallo. Bro, bro, non sono un brony, ma preferisco l'altro leggendario. Fa schifo, non lo voglio, è orribile. Fa aspettare qua, devo chiudere qua la porta, che continua a prendere. Chiuda, apri, chiuda, apri, chiuda, apri. Dio santissimo. Ah, ci arriviamo a me, giusto? Vogliamo ricordare che ti ha dato il Fondo Memor Day? L'attraente giovane qui presente, ecco chi. Oddio santo. Senti, soltanto per il leggendario. E poi perché mi ha dato una mano maggiore rispetto a quell'altro. Mi sta sul cazzo Perula, ok? Mi sta sul cazzo Perula. E tanto zunderigna, ma fanculo, prendo lui. Kissing the homies good night, insomma. Scelgo te! Vai Damon. Questa l'avevo stirata, l'avevo detto a mettere a posto. Blu è il mio colore preferito, lo so, più che questa qua è, diciamo che meglio Pokémon Diamante, sì l'ho detto. Non essendoci la scelta di Etelo, devo scegliere per forza lui. Immaginatevi Giratina a cavallo. Che tipo un mio amico ha detto tipo la Fatina Giratina al posto della Fatina Turchina, immaginando tipo versione fata, e sarebbe stato bruttissimo ma bello allo stesso tempo. Ma Scricciolo oppure Scrucciolo, come si chiama? Scricciolo? Sì. Lo sapevo, puoi contare su di me, amica mia. E vai, e dai, best bro, dai, dammi un pugno, e dai, brofist. Il reggente che è stato scartato invece. Senti un po', intanto preferirei che usassi un linguaggio un po' più rispettoso. Mi stai sulle palle, muori. Ora vai nel tuo villaggio a placare i Pokémon al posto di stare qui a rompere le palle. C'è fretta, ho bisogno di tempo. Ho bisogno di Damon. Io mi occuperò di tenere d'occhio Sorwan. Forse a me darà retta. Non darà retta, però diciamo di sì. Certo, capisco. Bene, allora prego il reggente prescelto di seguirci. Il lago ci aspetta. Spiegherò i dettagli strada facendo. Ok. Ma di che lago parli? I sui ce ne sono tre. Non importa, chi ha tempo non aspetti tempo, quindi gambe in spalla. Ah, Cristo Dio, tu che ragioni. È meglio che non mi faccia vedere in vostra compagnia, vi aspetterò direttamente sul posto. Sì, vi seguo, ma da lontano, cioè sì, ma non sto con voi. È tipo quando c'hai gli amici tipo stupidi del gruppo che tipo prendono e cercano tipo di fare cazzate e ci stai te, che sei tipo a 20 metri di distanza e sei tipo sì, sì, andate, andate, fate quello che vi pare. Road to Lago Duria. Sì, il country road sul per il drago. Sì, per il drago, per il Lago Duria. Il Take Me Home Country Road Lago Duria. Lago Duria, no. No, 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 dobbiamo andare al Lago Verità. C'era l'altro. Non mi ricordo quali altri laghi c'erano. Era Verità. Small Brain Shot, non lo ricordo. Vabbè, quelli di Mesprit, Uxie. E se vi ricordate l'altro Pokémon, ben per voi, io no. Mi raccomando, Damon, cerca di non intralciare troppo la povera Lucinda. Aspettate, qua faccio chiudere la porta. Io tutta 10.000 volte che mi sto alzando, risiedendo, rialzando, sto facendo gli squat. Ah, mi devo pure soffiare il naso. Il lago Duria. No, il lago Goduria. No, il lago Duria, non Goduria. Anche se godicchio un po' se riprendo. Il lago Valore. Il lago Arguzia. Era il lago. Ok, il lago Valore e il lago Arguzia. Ma sono stupido come una merda, quindi non ce la farò. Allora, cos'è? Esamina. Ok, è semplicemente un posto con del tè. Non ho letteralmente niente. Per favore, dammi le cose per craftare. Non vendi un cazzo, sei inutile. La prova della goduria.
Basta con sta lagoduria! Basta! Poi qua non c'ho un cazzo. Perché ho delle Pokéball? Ho della roba buttata alla cazzo di cane? Ma mi sa che non c'ho niente tipo per fare pozioni, roba così? No? Ho un minerale duro. Colpocone. Ok, non ho un cazzo. Perfetto, andiamo così. Senza armi, senza oggetti, senza niente. Fammi aspetta a mettere il minerale duro qua. Che poi questo qua mi sa che mi servirà da vendere. Adesso esce un blocco, ok. Posso lanciargli palline di merda e fango e merda, però non penso che Dio si incazzi se lo faccio, quindi non lo farò. Sono molto rispettoso degli dèi, insomma. Non è che li bestemmi ogni due secondi. Allora, dove vuoi andare? Devo andare qua. Penso sia quella base sulla landa, quella vicino al lago. E da qui si può capire che in questa zona qua vicino ci dovrebbe essere stato, diciamo, la prima città della... No, ok, diciamo della quarta gen. Cioè comunque qua ci doveva essere il lago. In queste zone. Aspetta, no, intorno a questa parte qua, ecco, questa qua. Sabbia fine, infatti pianura sabbia fine. Coglione io, scusate, c'era praticamente pure proprio scritto. Cioè, più palese di così che era qua che si trovava, non lo so. Pam. Pam param. Ok, andiamo. Duria. Tanto qua raccolgo un po' di cazzate. Anche se io non ci potrò fare un cazzo, però intanto per dopo. Ghicocche, perfette. Mi sarebbero servite prima, però ok. Più che altro spero che sti tipo si possano catturare i Pokémon guardiani del lago. Spero fortissimo, perché se no ce la prendiamo in del culo. Salviamo, ok. Salviamo per sicurezza, perfetto, perfetto. Cazzo, sono morto. Dai, ma non mi può morire affogata così. Dai, cazzarola, ce l'avevo. No, non mi può. No, tutte quanto le erbe officinali. No. Sì, ma c'avevo le erbe officinali. Ero lì, Cristo Dio. Sto stupido cervo di merda, stupido come non so cosa, tipo un verme. Oddio, penso che i vermi siamo più intelligenti. Non lo so, ma è un stupido. Mi ha fatto morire male. Ho capito che mi sa che devo utilizzare Braviary. Sì, ok, mi devo mettere Braviary. Devo utilizzare Braviary, buttarmi all'impicchiata. Ok, e fare così, ok. Non la voglio rischiare. Non la voglio rischiare. Infatti ho usato mo' l'uccello, però me lo sono scordato. Ok, e quindi qua ci dovrebbe essere l'entrata nascosta. Se un tempo questa fosse una zona vulcanica. Le eruzioni avrebbero formato una depressione che successivamente si riempì d'acqua, creando così il lago Verità. Questo luogo è protetto da un Pokémon chiamato Mesprit. Ok. Aspettate. Vabbè, che comunque tipo c'è Mesprit, Uxie e non mi ricordo l'altro. Raga, per favore andate a cercarlo, non mi ricordo quel cazzo di nome. A suo librarsi in volo, gli uomini hanno avuto origine le gioie e le pene che costellano la vita. O almeno così si racconta. Cioè, poi non lo so. Dio mi chiama. Videochiamata con Dio. Ma tipo i cartoni che vedi tipo Dio che prende e allunga la mano fuori.
Ha mosso il sasso. Ma questo qua è seriamente Dio, cioè, ma è la stessa cosa che è successa a Gesù dopo i 3 giorni. Che prodigio è mai questo? Quella caverna è comparsa dal nulla. Quindi è questo, è quello che è l'Archeos Phone di cui parlava il professore. E se è questo l'Archeos Phone, forse Lucinda, entriamo. Ah, porco giù, sto morendo. Non dimentichiamo le parole della signora Noesis. Per poi incontrare il Pokémon è d'obbligo dimostrare la propria forza. Le premesse non sono delle più rassicuranti. Ah. Quindi dobbiamo combattere per forza? Dobbiamo combattere per forza, ragazzi. Apri di sesamo. Questo... Che poi tipo, oddio, dicendo apri di sesamo mi ricordo tipo il 1, 2, 3 apri di sesamo, che tipo la serie con il Cookie Monster, Elmo, l'uccello giallo. Parlando sempre di uccelli di merda. Però non penso che ci si puoi spostarti tipo sopra che era Yellow Bird. Questo posto mi lascia senza parole. Vero? Oh mio Dio! Raga, ma il drip questo Pokémon, ma letteralmente ha il drip. Dinanzi a te si pare un Pokémon dall'aria minacciosa. Ma è bellissimo, ma è good, rai, good, è un bra. Questo deve essere la prova del Pokémon del lago. È ora di lottare, Lucinda. Io credo nel cuore delle carte, quindi ce la posso fare. Non ho Pokémon di tipo folletto, quindi non ce la posso fare. Posso soltanto fare così? Ah, mi avvicina per forza. Allora, scatta cutscene. Figo quella cutscene, diciamo. È incazzatissimo. Sta sbavando. Sbava tipo gli indiani quando scrivono tipo alle tredicenni su Facebook. Sbavo tipo io davanti a un piatto di lasagne. Ma che faccio? Nero Pulsar veloce. E poi pa. Non gli faccio un cazzo. Idropompa non gli faccio un cazzo. Ma idrondata. Raga, me la prendo in derculo potente. Non so di che tipo sia questo. E drago cosa? Adesso mi squaglia? Sì che mi squaglia. Sì che mi squagli. Ma sei un bellissimo Pokémon di merda. Si chiude la porta e fa 2 minuti, prendo e riapro un bestemmio. Raga, non so di che tipo sia, quindi c'è... Vado molto a culo, vado molto a sentimento, insomma. Mi faccio guidare della pancia. Ok, devo andare di questo. Vai, fuoco bomba. Ok, io ho buttato il dot. Mi farà il culo comunque, ma almeno io ho buttato il dot. Il dot è essenziale, raga. Udder è stato scottato, ecco, perché comunque prende danno. Cazzo! Oddio, c'è idropompa. Oh, cazzo, c'è idropompa. C'è idropompa questo qua. Cioè, gli ha spruzzato un pochetto d'acqua addosso e è morto. Carvine. Butto Carvine. Anche se è tipo molto più debole. Energy palla, vai. La butto così. Ok. Non fa un cazzo, perfetto. Però va bene così. Drago Pulsar, cazzo. E me lo squai. Mi sa che mi butto tutti quanti giù i Pokémon. Dai, butto lui. Dai. Ce la potrei fare. Thank you.
dovrò no, devo per forza andare di pesante e basta. Idrobreccia no. Devo per forza provare il tipo ghiaccio, perché se è di tipo drago dovrei provare di tipo ghiaccio. Perché non so se barricata. Che se busta, vaffanculo. Cortina di fumo, prende danno da Dot. Drago Pulsar, ma non dovrebbe morire perché lui è di tipo ghiaccio. Quindi un'altra bottarella e l'avevamo vinto, raga. Oddio, mi immaginavo molto peggio. Più che altro non mi ricordavo di avere Wailner nella squadra. Ok, molti sono qua, sono livellati, perfetto. Wow. I miei complimenti, Lucinda. Anche se catturato i Pokémon che è al tuo fianco con delle Pokéball, si vede che vi capita all'istante. Si avverte una presenza misteriosa. Sentiamo una presenza. Mesprit, che bello. Dimmi che non ti devo combattere. Voglio le tue emozioni. Ma no, no, cioè, ma... Raga, che dico? Gli dico di sì o di no? Raga, emozioni o se... Gli do le mie emozioni, è una prova. Gliele do o non gliele do? Sono disposto a vivere senza emozioni? Cioè, parli tipo così. Ragazzi, ciao e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Axel. E oggi giocheremo. Cioè, dai, cazzo, senza emozione è una palla totale. Però non. Cioè. Non lo so. Secondo me è una prova. Secondo me è una prova. Prendile pure. Prendile pure, dai. Comunica telepaticamente. Wow, tipo come un botto di Pokémon psico. Cerca di c'è da aspettarselo. D'altronde questo Pokémon incarna le emozioni umane. Quindi, quando sei precipitato nelle terre di Isui, cos'hai provato? Perplessità. Quindi si prende la perplessità. Com'è stato collaborare con i Pokémon e averli al tuo fianco? È stato divertente, insomma. Farmi zaccagnare dei botti da altri Pokémon. E cosa hai tratto dai momenti che hai condiviso con il team Diamante e il team Perla? Siamo tutti diversi, il mondo è vasto, non saprei. Il mondo è bello perché è vario. Ma mi stanno tutti sul cazzo qua, quindi vaffanculo. Però siamo tutti diversi, ma siamo anche uguali, insomma, che frasi fatte. E cosa hai pensato quando il team Galastia ti ha cacciato, costringendoci a vagare da sola? La vita è strana. Pazienza e... Oh, rabbia. Volevo dargli fuoco al villaggio, quindi sceglierò la prima. L'ho minacciato tipo di il... Se torno vi faccio bruciare il villaggio, bastardi. Quindi penso di sì. Ti conferisco un pezzo dello spirito per tenere insieme il mondo. Ma in cambio tu mi dai queste emozioni. Quindi non proverò più hype, non sarò più divertito. Però non mi incazzo pure, posso soltanto giocare a giochi tristi. Piuma di Mesprit. Quindi mi prendi le emozioni oppure no? Quindi mi hai preso le emozioni oppure no? Non mi ha tolto una cosa. Il dubbio. Hai comunicato con quel Pokémon senza bisogno di parole. Chissà come si sente. E poi, raga, io ho, diciamo, 4 stati d'animo principali. Felice, affamato, triste, arrabbiato e arrapato. Sono questi qua. Se non sono uno di questi qua, c'è qualche problema. Di solito è una combinazione di questi. E l'essere orni significa per me essere anche felice, perché se sono orni 100-100 sono pure felice. Quindi c'erano questi qua i miei stati d'animo.
quindi è quel se sono triste fammi un panino, ok? Hai comunicato con quel Pokémon senza bisogno di parole, chissà come ci si sente. Confusi? Quante cose inspiegabili esistono al mondo? Beh, dopo aver visto il cielo in quello stato dovrei essere pronto a tutto, immagino. Ma banda alle ciance, ciancio alle bande, ci restano ancora due laghi da visitare. Ok, dobbiamo sbrigarci, ok. Rollo un po' di qua. Se vado un attimo in bagno, anche se me la vado quando guardo le due. Bro, no, togli. Alza le mani, mettile sulla tastiera, alza le mani. Alza entrambe le mani, insomma, no. C'era un'altra volta una persona ha detto che scriveva tipo nel mio live con una mano sola, ecco perché scriveva male. E ero tipo, no, no, questo è crimine di Orni, no, alza le mani, no. È sbagliato, ok? Ok. Ed Elo, sono lieto che sia andato tutto brillantemente, Lucinda. Ok. Certo che ne sai di cose tu. Non lo nego. Aspettate un attimo. Che sai quando vado pure un attimo in bagno? Mudo un attimo. Ok, vedo che hai le mani ben in vista. Meglio così, meglio così. Fai bene. Lo devo in parte alla mia professione, ma onor del vero, simili faccende destano la mia curiosità. Delfino curioso. Quali avvenimenti del passato hanno dato origine al nostro presente? O meglio ancora, da dove sono giunto e dove sono diretto? Vorrei scoprire le mie radici, ecco. Quindi studio tutto quanto ciò che riguarda la storia di Isui. In questo siamo simili. Io vorrei sapere cosa ci ha portati a venerare il Sommo Sinnoh. Senza contare che non sappiamo nemmeno se sia veramente. Ah, se sia veramente il. Si tratta di un dilemma in vero importante. Ma per ora faremo meglio ad affrettarci. Desideri di tornare al remo di Noesis? Andiamo, perché sto morendo male, per favore fammi riposare. Vorrei giusto chiedere la tua opinione. Ok, quindi abbiamo sconfitto il primo. E adesso ce ne restano tre. Quindi diciamo che andando via delle emozioni, ma quelle non sono. Cioè, le principali l'ho detto, il resto sono combinazioni di quelle. Una piuma di Mesprit. Dunque ciò che dicono le leggende è vero. Ma allora anche la catena rossa esiste davvero. Si chiama Rosso Catena. Quante volte te lo devo dire? Cristo Dio. Cioè, ricordi di Cyrus e la cazzata che ha fatto, che voleva fare con uno dei due leggendari, rompendo o lo spazio o il tempo. Quel coglione di Cyrus. Quei tre Pokémon rappresentano lo spirito, giusto? E lo strumento che ci daranno ci aiuterà a tenere insieme il mondo. Ma come? E perché? I tuoi dubbi riflettono un fine intelletto. Vedo che il titolo di leggente è in buone mani. Se lo squarcio dovesse allargarsi ulteriormente e se il mondo dovesse finire, cosa cambierebbe per noi se non avessimo uno spirito? Come una mente tramite cui percepirlo? E io ho regalato le mie emozioni e viceversa. Chi può dire che lo spazio e il tempo, l'universo, tutto non esistano solamente in funzione delle menti che li percepiscono?
Oddio, qua diciamo che si va nel filosofico, insomma. Per uno che fino a 2 secondi fa stava, diciamo, bestemmiando su Mario Kart o guardando tipo scenari, giocando su scenari di Smash Bros. Una tizia che mangia una pizza filante a mo' di sbora, animata benissimo. Diciamo che c'è. Cioè, non puoi parlare mi di roba filosofica adesso. Il cervello è intasato di merda. Ho il mal di gola fortissimo. Dovrei andare a bere. La rossa è in grado di mostrare l'universo come veramente. Non ci ho capito un H. Manco io ci ho capito qualcosa. Però ok. I MIDI con i loro messaggi criptici servono proprio a mostrarci come funziona il mondo. E c'è chi prende la Bibbia letteralmente. Testimoni di Geova. No, non ho detto niente. E posso dirlo queste cose qua perché i testimoni di Geova non possono giocare a Pokémon. Quindi posso dire quello che mi pare contro di loro. Non andateci contro pure amico con testimoni di Geova. Più che altro diciamo che è una cosa tipo al culto in sé che è un po' una merda. Ma sono tipo gli ultracristiani, non è che cambia tanto. Nessuno ci ha capito un cazzo, perfetto. Per ragionare più a fondo su ciò che esiste e sul sommo sinno. Ci spronano a ragionare più a fondo su ciò che esiste e sul sommo sinno. Non posso che trovarmi d'accordo. I miti sono quanto di più interessante ci sia. Ora non ci resta che fare altre 2 volte ciò che abbiamo già fatto. E la catena rossa sarà finalmente completa. Beh, non mi spiego questo tuo entusiasmo, tantomeno questo tuo sentirti così fiero. So bene che fai parte del gruppo solamente per un puro interesse archeologico. Aspetta un attimo, vado un attimo a bere. Mi allontano sperando che niente cazzo. Già di ritorno, molto veloce, insomma. Faccio prima a bere che. Faccio prima a letto che a bere, però ok. Intanto fammi un attimo risistemare la posizione. Che prima diciamo che i miei che entravano uscivano. Quanto si sono sentiti i miei che parlavano, mi litigavano, comunque discutevano? Quanto si sono sentiti? Penso più tantissimo. C'è Pokémon. Ok, no, non c'era più smaciullati. Ok, quindi qual è il prossimo lago? Ed Elo, c'è delle Pokéball da regalarmi. Regalarmi per modo di dire, insomma. Allora, andiamo avanti. Non ci ho capito un cazzo, tutta roba filosofica. Il mio cervello sta ancora pensando alle donnine nude, ai scenari di donnine nude su Smash. Perfetto, è il momento migliore per giocare. Quando non sono della Madonna sto rincoglionito. Allora, dove vuoi andare? No, i miei sanno che streamo. C'è la postazione, c'è il computer con la live attiva, c'è il microfono, c'è le cuffie. Ma se ne fottono! Io ti ripeto, io non voglio diventare professionale. Perché non me lo posso permettere di diventare uno professionale. Perché se, cioè, se potrei lo farei. Ma tu hai visto cose del genere che magari entrano, parlano così? Oh, ma t'ho detto, te prende, piega maglietta mentre sto in live col microfono attivo. Puoi capire che questo, o mentre tipo si mettono a bestemmiare l'uno contro l'altro per un paio di pantaloni, cioè, non è il caso, diciamo, di rendere tutto professional. Lo sanno, glielo dico. Ma ogni volta se ne frega, è tipo in video lezioni, mio padre entrava in mutande, nudo, mentre gli altri guardavano. Sì, diciamo che più che altro quel se ne fregano, cioè sì, ma se ne fregano. Se ne sbatte un altro pocazzo e io non posso fare niente. Io devo star là e di vabbè, me ne farò una ragione. Perché per forza me ne devo fare una ragione, perché se no non faccio più live. Bello. Ghiacciolo, 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 vieni qua.
Dimmi che almeno lui entra. Lui è entrato, lui è bravo. Lui è entrato. Ok, guarda come l'ho schivato. Con quale maestria. Con quale maestria e grazia. Tu diventerai un bellissimo Gliscor. Sarai un bellissimo Gliscor, il mio Pokémon preferito. Ok, perfetto. Possiamo proseguire. Arrampicato. Vai in avanti, sali. Ok. Che tipo si spicchetta qua. Coso. Revile. Almeno penso tipo. Non mi ricordo. Il nome era impronunciabile, quindi non pronuncerò. Aspetta, vedo così. Snizzler. Cioè, che in realtà era Snizzler, non era Revile, era. Snizzler e Snizzle, però va bene. Una cosa più unica che rara. Ok, no, devo. Aspetta, posso provare un attimo una cosa? Ok, si funzionano. Uno. Oh, Ligidung. Vabbè, vaffanculo Ligidung, non ce ne riesco a beccare. E a te va bene pure questa qua, intanto entri 100-100. Sì, ok, entra 200-100. Uso questo qua tipo per rimettermi Snizzler, perché adesso devo prendere e mi sa che devo tipo salire la montagna. Whisky il ragnetto sale la montagna, la pioggia lo bagna e Whisky cade giù, ma poi esce il sole. Na 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 na, sale la montagna su su su. Che belle canzoni dell'asilo di merda. Che bello essere anacnofobici e cantare una canzone riguardanti ragnetti che si arrampicano su per montagne. Braviary. Vai, Braviary. Porco Giuda. Una tosse potentissima. Una tosse letale. Vedi che forse starai per qua e riusciamo a fare qualcosa. C'è un Kimeko Alpha. C'è un Chimeko. Cazzo, mi hanno dato. Oh god, the fuck. No? Non mi hanno dato. Dai, entra, entra. Vabbè, a volte quello là più che altro c'era la bella lavanderina e vaffanculo. È bello pure lui. E però si continua a muovere come un coso preso dalle crisi epilettiche, Cristo Dio, e vabbè. No, 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 qua non è che casca il mondo, qua casca l'universo. Ok, qua dobbiamo andare qui. Ok. E come canzoni tipo all'asilo? Molte però adesso non me le ricordo, però tipo era pieno. No, no. Non svenire. Ah, ok! Adesso guardate che svengo durante la cutscene. Si dice che il lago Arguzia contenga in parte acqua marina. Se ciò sia dovuto alla geografia o a qualche Pokémon, rimane tutto un mistero. A Storvigliaro si trova un Pokémon chiamato Uxie. Si narra che spiccando il volo diede origine agli uomini alla conoscenza necessaria per risolvere i problemi. E a me non mi ha dato manco quella là necessaria a imparare la tabellina dell'otto. Dio merda, manca la bellina dell'otto, matta dalla capacità. Sto stronzo di Uxie. Almeno c'è quanto è giunto fino a noi. Cada di Dio, stessa cosa di prima. Comunque domanda, c'è tipo qualche canzone dell'asilo, tipo che particolare che vi cantavano? Sì, per quello la maggior parte poi mi ricordo era tipo roba, diciamo, stupidissima. Un'altra che tipo ci voglia mettere sempre tipo una ragazzina, diciamo, con l'autismo, che era tipo fissata questa canzone, manco me la ricordo, però era tipo. Mi ha cominciato a odiarla quella canzone. Quando sentivo prendevo tipo e sbattevo la testa contro il muro.
Sopporto molto le canzoni che diciamo non mi piacciono tanto. Insomma, sì. Che oggetto strabiliante! È apparsa una caverna dal nulla. 8 per 0 uguale 8 per 1 uguale 8. Quello lì lo so. Che so che 8, 16, 24, 32, 48. E dopo il 48 è tutto confuso. Dopo il 48 non la so, che è 56, 60. Non lo so, per favore, non flammatemi, non so la matematica. Perché fino al 32 ci stiamo. So che sicuro c'è poi il 40 e il 48. So per sicuro che c'è quello. Poi non lo so, poi è tutto a caso. Poi per me nella mia testa si forma tipo il 56, 60, 60. Non lo so, non lo so, non lo so. Due forse, non lo so. Non sto guardando sulla calcolatrice, lo giuro, non lo sto facendo sulla calcolatrice. Oddio, oddio, com'era? Com'era? Ah, calcolatrice, gioco. No, non lo sto usando. 8 per 8 quant'è? 64, 62, che no, è 64, ma lo sapevo. 72, 80, cioè, raga, ma è facile da tabellina, se è una calcolatrice a portata di mano. Raga, non la so, raga, faccio schifo. Quella del 7, non ho mai imparate. So che 7 per 7 mi sa che fa 49. Non vorrei dire cazzate, quindi io vivo così, con la consapevolezza di non sapere la matematica. Vabbè, entriamo nel pertugio. Senza indugio, nel pertugio. Ognuno dei tre Pokémon dei laghi sembra avere un Pokémon preposto a proteggerlo. Procedi con cautela. Sì. C'è un motivo per cui diciamo voglio fare le mozze in futuro dello Small Brain Solot. Perché per questi momenti qua per cui non so un cazzo. Perché non so niente, bro. La mia scuola è improntata più che altro su tutti quanti i studi matematici. E let's go. Bene, chissà cosa ci aspetta qui. Anzi, un Pokémon nell'area minacciosa. Ark! Ark per corpo di mille balene! Ark! È un pirata furry, Zoroark. Così da so che non posso, che non sono la persona giusta per darti consigli, ma fai attenzione, mi raccomando. Che consigli? Ark! Bellissimo gioco. Visto portato da Nianias, bellissimo gioco. Congiura? Poi che tipo è ghiaccio? Buio, ghiaccio spettro, che sarà? Oh, nel dubbio gli sbirco in faccia, poi si vede. Gli sbrugno nei pantaloni. Gli sbrugno nei pantaloni è tipo ghiaccio. Cazzo! Mi ha shottato. Sbrugno pantaloni. Rapidash. Rapidash, vai. Vado. Vai, Rainbow Dash. Era la mia preferita, quella con i capelli RGB da gaming. Quella, insomma, quella che vola veloce. Insomma, ti fai Rainbow Dash. Pure femmina, insomma. Più di così. È stato più facile questo che quello di prima. Un attimo lavoro, Sind. Si avverte una presenza misteriosa. C'è una presenza. Oh sì, anche tu mi parli telepaticamente. Cioè, Koishi! Grande amica. Avvicinati, desidero assaggiare il tuo sapere. Parliamo di sapere, non so neanche la tabellina dell'8, per favore.
Combi, Zubat, Unknown, Magneton, Duskrops, dimmi l'ordine e il numero dei loro occhi. Zubat non ha occhi, aspetta. Gli Unknown ce n'hanno uno, fammi fare tipo un attimo una foto. Dusclops, Magne... Quanti ce n'ha Magneton? 3? Solo la risposta. Allora, l'ordine è 0-1. Ma devo mettere quelli totali? O devo mettere in ordine cioè il numero degli occhi? Perché ci sono queste risposte così vaghe? Perché non so un cazzo io? Quindi ok, il Pokémon erano Zubat che è 0, Unknown che è 1, Combi che... Combi era 2? Magneton era 3? Dusclops non mi ricordo quante... Cioè, Dusclops non c'aveva pure lui 2? Dusclops, aspetta, non c'aveva pure lui in metà 3? Come l'ha fatto un Raga, barone un attimo da vedere perché... Ah no, ok, sì, era 1. 1, 2 e 3. È così? O è il totale, mi ha chiesto? Cazzo, sono un ignorante di merda. Ah, forse mi ha chiesto il totale. Mi sa che mi ha chiesto il totale sto bastardo perché non sa parlare. Vaffanculo, se mi fai le risposte sbagliate, le domande sbagliate è normale. Quindi 0 più 1 2, quindi c'è 1, 3 1, 1 3. Ah, aspetta, forse... Aspetta, fammi vedere un attimo il deserto totale perché sarebbe 1, 2. Quindi ok, 2. Quindi Unknown e Duskrop sono 2. Combi sono così, sono 4. E Magneton dovrebbero essere 7. Ok, no, devo metterne di più, quindi ok, no, è sempre in ordine. Vuoi donare, vuoi dipparmi, insomma, vuoi pagarmi la mancetta, vuoi, insomma, come potrei dire, vuoi pagarmi il pizzo, eh? Ok, quindi no, devo fare 0. 0, 1. 1. 2. Zero, uno, due, tre. È questo, per forza. Cioè, è soltanto così. E qual è la risposta? In che ordine? Decrescente, crescente? Raga, dai, cazzo, ci restiamo qua 10 anni perché non so rispondere alla domanda di un Pokémon di merda. Possiamo fare a forza? Aspetta, quindi qual è? Ah, non in ordine, diciamo, dei cosi. Ah, ok, in ordine. Vaffanculo, allora sei in questo ordine. Cioè, sei l'ordine come l'ha detti. Perché non so, non ho capito se è l'ordine dell'occhio o l'ordine in cui l'ha detto. Allora è 2, 0, 1, 3, 1. Oh. Se non è neanche in questo ordine io mi sparo in bocca e vado a cercare la risposta online. Raga, qual è? Raga, va a cercare le guide. Non posso stare così. Uxi, Pokémon Arceus. Dove cazzo è il dio merda di codice?
poi Azelf questo, mi sa che non è manco. Sì. Non è Uxie. Era Azelf l'altro, ok, quindi io mi ricordo solo Mespit, Uxie. Azelf mai. Azelf no. Ok, fammi vedere qua le prove. Perché sei, come sei 0-1? Come sei? Ma non ha sei occhi. Combi ha sei occhi? Non mi ricordo come ha fatto un combi. Combi non è il coso di miele? Non mi ricordo che avesse sei occhi. Vabbè, però diciamo che il problema è il mio non ricordarmi dei Pokémon, ok? Il mio problema è non ricordarmi dei Pokémon. Fammi un attimo vedere come cazzo era un combi. Cazzo, è vero, c'aveva più facce, vaffanculo. Non mi ricordavo che combi avesse più facce, vaffanculo. Dai, sto rincoglionito, c'ho sonno. Grazie che mi pagate il pizzo, non ce la faccio più, perché ora sta esplodendo con sta merda. Ti offrisco un pezzo dello spirito per tenere insieme il mondo, ok. E basta dare pezzi di spirito alla gente. Ma raga, ma non ho regalato lo stupore a quel Pokémon di prima? Cioè la perplessità? Che perplessità fa, diciamo, braccetto con stupore? Non dovrei essere tipo... Ah, ok. Quindi ok, era solo una prova. Perché se gli davo la mia ordines, eravamo fottuti. Cioè, cosa cazzo facevo con tipo la mia lista di codici di Enentai? Ho reso anche pubblica, diciamo, nello speciale di Capodanno. Sono lieto che sia andato tutto brillantemente, Lucinda. Detto che sto di spontaneamente la domanda. E che non c'è semplicemente questa catena rossa. E che però tutte queste prove? Beh, per proteggere la catena rossa, no? E poi per verificare che siamo all'altezza della situazione e che saremo in grado di usarla. Non ricordavo quanti occhi. Sì, ossi. Quanti occhi avesse un combi. Siamo messi male. Sai cosa potrebbe succedere se dovessi cadere nelle mani sbagliate? Upsi, Pokémon Diamante per la vibe. Cyrus. Oh, upsi. Upsi Daisy. Chi può dire? Non concluderei che abbia altri utilizzi oltre quello a noi nodo. In caso scopriamo solo. Ha uno scopo, diciamo, imprigionare il potere, diciamo, catturare Dio senza diminuire i poteri. Cioè, catturi, diciamo, Palk e Dalga senza indebolirli. Arceus non so, non ci hanno ancora provato. Allora, devi tornare all'estremo Noesis. Sì, perché poi da là ci possiamo direttamente poi spostare. Ok, raga, let's go, non so della paura. Altri dialoghi? Sdongede. Un artiglio di Uxie, ma non va con calore. I Pokémon dei laghi sono davvero misteriosi. Sembra che parlino direttamente ai nostri cuori. Tatakei. Sarebbe meglio accelerare il passo, la situazione al villaggio comincia a farsi tesa. E cosa te lo fa pensare? Ah, boh, tipo niente. Tipo il cielo è più rosso del solito. Penso che sarà Bissalomba di un Pokémon oltre lo squarcio. Sormon ha formato una squadra per studiarlo e nel caso si presenta la necessità sconfiggerlo. Almeno questo è quanto mi ha riferito un mercante di Tekken. Uccidono Dio. Uccidono Arceus. Uccidono Arceus. Uccidono Arceus. Come lo volete chiamare, ma lo uccidono. Un collega, vorrei dire. Se davvero dovesse apparire un Pokémon dallo squarcio su spazio temporale, che ne sarebbe di tutti noi? Lucinda, non c'è tempo da perdere, ci manca solo un pezzo per completare la catena rossa.
questo è lo spirito giusto. Mi accoderò anch'io per assistere in prima persona a questo momento. A dir poco epocali. Insomma, epico finito male, io te lo definirei, però c'è sì, epocali. Assistere in prima persona, Telo. Ricordate bene, una volta raccolto l'ultimo elemento necessario per ottenere la catena rossa, dirigetevi senza indugio alle rovine brumose. Ok. Però non abbiamo ancora dovuto utilizzare cure o niente, quindi siamo messi abbastanza bene. Dovevo andare? Qua, ok, andiamo all'ultimo lago, questa parte di quella strada la sto affrontando un coglione, come la merda, mi dici che però se no proprio un cazzo di niente. Ok, non ho subito danno, perfetto. Acceleriamo. Ok, oddio, qui ci dovrebbero essere, mi sa, le cose. Ok, no, non è qua, da qualche, tipo qualche parte ci dovrebbe essere tipo gli unknown. I Tangela, i miei Pokémon preferiti. Oddio, quanto penso fossero tipo aggressivissimi. E invece no, lo siete. Catturato un Tangela, non ci faccio un cazzo ma l'ho catturato. Per me va bene questo, sono felice, basta così. Non ho più bisogno di nessun Pokémon, adesso è il mio Pokémon divino spaghetto. Ma poi ci sarà una cosa tipo per rompere sti sassi? O tipo ti dovranno per forza usare i leggendari per spostarsi decentemente? Oddio, spostarsi diciamo in groppa a un leggendario sarebbe fighissimo. Ok. La parte dell'ingroppo leggendario potrebbe essere tipo fraintendibile. Che tipo fosse presa tipo a parte senza il contesto. Ingroppo leggendario è incredibile. Usa una bomba per quella roccia. No, le bombe sono le bombe di fumo queste. Sono le palle orbe. Queste qua diciamo sono bombe fumogene. Non ci sono bombe vere e proprie. Per quanto ne so almeno. Ma voglio scendere. Ok, sì, non prendo danno da caduta. Cioè, speravo, cioè, spererei per poi delle spacche con queste. Ci provo pure, ma te dico che non serve un cazzo. E più che altro perché là c'è scritto l'effetto delle palle orbe sono letteralmente le fumogene. Che hanno tipo una cortina di fumo. Ancora non lo usate perché diciamo non ha avuto senso utilizzarle fino ad adesso. Però per quello che sono non è che servono. Ah ok, ma devo forza tagliare tutto questo. Ok, no, sei incazzato. No, non te voglio catturare, te voglio bene. Ti voglio bene. Ah, ok. Vuoi che ti parli del lago Valore? Si narra che si forma a causa delle attività vulcaniche in modo simile al lago Verità. Ma vi è un'altra teoria che sostiene che la sua conca ebbe origine in uno scontro fra Pokémon. La guardia del lago è stanziato Azelf, quello dico non mi ricordo mai il nome. Si dice che quando prese il volo negli uomini nacque la determinazione necessaria a portare a termine qualcosa. Determination! Insomma, grande fan di Undertale Azelf, vedo proprio grande fan di Undertale. Almeno così dicono le gente. A me mi manca. A me la determinazione non me l'ha data. A me proprio me l'ha buttata a cioè, vaffanculo, la determinazione non ti serve. Lascia tutta a metà. O fallo, ma riparti dopo tipo due anni. Perché già da un botto che tipo facevo video e live. Poi mi sono scassato il cazzo. Ho ripartito, poi mi sono riscassato il cazzo. Poi ho deciso di aprire sta roba. E già tanto l'ho portata per un anno. Da pochi istanti fa che non c'era. Coraggio, Lucinda. Prevedo che incontriamo un Pokémon a difesa del Pokémon della. Difesa del. Ok, sì. Non abbassare la guardia. Ok, ci sarà un altro Pokémon da zaccagnare del brutto e farmi zaccagnare.
La mia determinazione non è abbastanza forte per battere sto Pokémon, scommetto. Oh mio Dio, quanto sei brutto. Libero un Pokémon dall'aria minacciosa. In guardia Lucinda. Mio nonno mi ha parlato di questo Pokémon. I suoi cuori sono velenosi. Oh wow, ma non è un pesce palla? Ok, comunque c'ho percetto che gli devo prendere, devo andare tipo erba, almeno penso. Sicuramente è acqua buio, penso, spero. Perché significa che me la dei Pokémon non glieli posso lanciare contro. Pure veleno, quindi significa che praticamente sono fottuto. Provo con Staraptor. Vai, picciotto. Piccione. Baldiali. Vai. Vedo se gli faccio qualcosa con Staraptor. Ok, sì, è la scelta giusta. Potenza, ok. Adesso dovrei poterlo fare potente. E fargli un male cane. E guarda quanto gli faccio. Il problema mio è del contraccolpo, è che il doppiatore adesso mi ammazza. Dai, ha fatto un ottimo lavoro. Subisce tanto contraccolpo. E devo poter buttare questo. O è buio veleno, mi sa che è solo buio veleno, mi sa che non è acqua. Ritorno quello che ho detto. Vai Samurott, sei pure tu tipo acqua, non dovresti farti ammazzare così male. Nero Pulsar, vai. Tanto cioè ormai è morto. Cioè infatti ormai è morto, cioè non c'è manco da dire oddio chi uso, chi non uso. Non c'è manco la priorità d'attacco, che cazzo mi preoccupo. Dai, abbiamo fatto questi qua e mi sa che mancano adesso. Manca lui e mi sa che poi ci sarà la parte del leggendario. Questo mi devo recare subito alle rovine. Alle ruine. Però senza lasciare alcuna tracchia. Si avverte una presenza. Oh no! Oh! Chi è questo Pokémon? Azelf sarà! Dai, basta, espressioni facciali di questo duo mi spaccano. Mostrami la tua volontà incontrollabile. Colpiscimi con delle sfere zen. Oddio no, te che è una boss fight vera e propria, no, cazzo. Da dove cazzo devo saltare fuori? Ma che cazzo ne so io? È un modo per dirci di lanciarle ad Azelf. È un modo per dire colpi. Azelf masochista? Dove cazzo sei? Oh, dove sta? Au! Au, ma fatte i colpi! Porca mignotta! Guarda che lo fa apposta! Dai che lo fa apposta! Dai, posso colpirti tutto il giorno, ok? Forse intenzione di lasciar perdere. Continua. So che è una prova. Io continuo, cazzo. Io continuo. Se fosse così, fosse tipo. Passasse tipo 5.000 anni. So che è una fase scriptata. So che mi vuoi semplicemente prendere per il culo. Sadico bastardo. Sadico bastardo. Vieni qua. Sono masochista. Potrei fare questo qua tutto il giorno. Sforzarmi. E godere anche se non ricevo niente, ok? Faresti meglio a lasciar perdere o preferisci continuare? Continuo! Non mi arrendo così facilmente, bro. Cristo Dio, una mira di merda però. Continuerei se non ho visto una mira di merda. So che una prova e basta, dai. Dai, so che mi stai semplicemente tentando, stupido demone bastardo. Arrenditi, non puoi farci, cioè, davvero intenzione.
Sì! Colpisco il nulla! Ti conferisco un pezzo dello spirito per tenere insieme il mondo. Quindi una bioma, un artiglio e... Cos'è un'altra bioma? Una zanna di Azelf. Ok, dopo aver tirato il suo bellissimo dentino, adesso mi ci andrò a stegare super, ci sborrerò potentissimo. Con questo li abbiamo visitati tutti. E dopo che avrò sborrato sopra quella cosa là, rinchiuso in una cam jar, potrò prendere e andare a catturare il fantastico leggendario. Let's go Eevee e let's go Pikachu. Stando a quanto detto di una signora Noesis, ora dovremmo dirigerci verso le rovine brumose. Ma il semplice fatto di esplorare delle rovine mi riempie di entusiasmo. Subì, in marcia. Ok, andiamo, salvato pure. Oh, che bello, che belle. Sono bellissime le rovine. Le rovine brumose. Voglio fare un attimo una foto allo screen a questi qua. Che sarebbero metà Etran. Vabbè, palche di alga. Arceus. Non so chi cazzo sia questo qua con più braccia. Non so chi sia questo qua. Non capisco chi sia. Alcuni non capiscono. Vabbè, c'è pure i vari regi. Ah, sono i pochi bastaggi. Quindi però non so se no, mi sa che è Ursa Luna. Quindi ok, va bene. Mi sa che sono pure i pochi bastaggi indietro come i Pokémon sacri qua. Se il nostro compito è far sì che il mondo che il mondo degli umani si intrecci con quello dei Pokémon e con quello delle leggende, allora questo è certamente il luogo ideale. Ci ho detto, non mi sfugge. Mi sfugge cosa dovremmo fare concretamente. Uff, eccomi qui. Sembra quasi che tu sapessi quando farti viva. Sarà merito della saggezza dei tuoi anni? E no, è che semplicemente è molto lenta. Beh, se vi interessa saperlo, ho ricevuto l'aiuto di un Pokémon davvero speciale. Ci stava spiando palesemente. Dietro quella colonna lì dietro, quella più grande intera, ci stava spiando sta stronza, stalker. Ah sì, beh, tornando a noi, come facciamo a creare questa catena rossa? Rosso catena! Si dice rosso catena! Non catena rossa, pezzo di merda! Non ne ho memoria né idea. Si tratta di uno strumento straordinario in grado di tenere insieme il mondo. Dubito che possa essere forgiato da esseri umani come noi. E invece Cyrus, quel testa di cazzo, ci è riuscito. Ma cosa facciamo? Non c'è tempo da perdere qui. Sento una presenza molto particolare. Dimmi che... Oh sì, però non c'è la scena in cui i roti hanno attorno al leggendario. I tre Pokémon dei laghi? Ah, ok, questa qua... sembra giovane. Sembra Lady Dimitrescu ai miei occhi, però non lo so. Ok... Oddio, era più figo la forgiatura della rosso catena nei vecchi giochi. Però vabbè, dai, approviamo pure questo. Più che altro che cominciavano a girare attorno a leggendari e si formava questa catena. Era molto più figo nei vecchi giochi. Sarà nostalgia che parla. Allora, aspetta, no, è giovane. Ma guarda lì sotto l'occhio. Guarda, alla ruga. Ha una piccola ruga. Ha una piccolissima ruga. Quindi... ha più di 60 anni. Ragionamento di Pokémon. Il patto suggellato della mia famiglia, tramandato di generazione in generazione, è stato ora adempiuto. Mi sento leggera, come se fossi appena liberata di un peso che gravava sulle mie spalle. Lucinda, i miei complimenti. Un'altra impresa riuscita brillantemente. Ma ahimè, sembra che le cose stiano comunque volgendo al peggio. In che senso? I miei colleghi della ditta Ginkgo mi hanno riferito una notizia.
Striscia notizia qui, pare che il capo del team Galastia si sia stancato di attendere l'esito delle ricerche e abbia deciso di salire sul Monte Corona. Cazzo. Ma gli è dato di volta il cervello. Che pensa di fare una volta salito in cima al monte? E non può fare nulla per quello squarcio. Presumo non sia a conoscenza del fatto che Lucinda ha ormai ricevuto la catena rossa. Giusto, sono sicuro che Storman tornerà a ragionare se gli facciamo sapere che abbiamo la catena rossa. Secondo me non ragiona manco per il cazzo, però dai, diciamo, facciamoglielo credere. Questo è tipo, vediamo la rossa catena, stanno tipo, cosa hai fatto? Testa di cazzo, ci uccideranno tutti. Poi non potevamo manco entrare al villaggio, ci hanno bandito. Eh? Oddio, lo sguardo sorpreso. Vabbè, non ne faccio video. Allora, sul momento non ti avevo riconosciuta. Sei ancora viva? Sì, per mia sfortuna. Non avevo dubbi che te saresti cavata. Aspetta qui un secondo. Vado subito a informare il capo squadra e il prof. Quindi il collegamento. Quindi il collegamento di Diamante Perla. È il prequel di Diamante Perla. Questo qua è il prequel. Ciao Roberto. Hello. Questo qua è il prequel praticamente, quindi sì. Però la forgiatura della nostra catena era molto più figo nei vecchi giochi. Era un evento proprio che ti caricava, te lo sentivi qua in petto. Ti ci innamori di quel gioco se ci giochi. Lucinda. Prof, capisco che fosse preoccupato per Lucinda, ma non è il caso di piangere. Gli adulti non piangono. È vero uomo, non piange. Io essere uomo. Pezzo di merda. Mi è semplicemente finito qualcosa in un occhio. Le lacrime. Oltretutto, non eri forse tu, Luca, che non riuscivi a dormire per la troppa apprensione. Ehi, doveva rimanere fra di noi. Gli mancava entrambi. Ah, che dolci. Luca, spanami il buco del culo stanotte. Ok, cazzo da parte. No, non lo fare, per favore, Luca. Lucinda, non dargli retta. A proposito, che fine ha fatto il capo squadra? Anche, diciamo, un mio amico, come dice un mio vecchio amico, il buco d'entrata resterà sempre buco d'entrata e mai buco d'uscita. Insomma, confusione che porta, diciamo, a sti cose qua, diciamo, è confuso, ma lo spirito giusto. Pensavo che sarebbe venuta con lei, prof. Ah, giusto, ultimamente è sommersa di lavoro. Da quando il direttore Sorwan è partito, lei non trova un attimo di respiro. Mi ha riferito che ci attende nell'ufficio della squadra di ricerca. Il direttore... Si è già diretta al Monte Corona, scortata dalla squadra di vigilanza. Sembra che abbiamo intenzione di esaminare lo squarcio spazio-temporale di persona e indagare sul Pokémon avvistato al di là di esso. E io mi sono offerto di fare da sentinella. Sono proprio ammirevole, vero? No. Se soltanto di bucarne da macello adesso. Ad ogni modo, andiamo in ufficio, dobbiamo discutere sul da farsi. Sono un po' raffreddato. Tranquillo, niente ciovidi. Normale influenza, che certe volte può essere anche peggio. Ammirevole, ti avevo ordinato di sopravvivere, così hai fatto. Wow, stai respirando. Complimenti, good job. È tutto merito suo. Tutto merito di Damon. Se ti ha aiutato è merito delle due grandi imprese. Tornando a noi, ho il dovere di chiedertelo. Se sei di ritorno al villaggio, presumo che tu sia entrato in possesso di informazioni utili. Ho la catena rossa. Spiegati meglio.
Allora, ci stanno sti Pokémon satanici che fanno brrr, e hanno formato sta catena. Accurato, accurato. Chi c'è stato qua l'ha visto può dirlo. Luca no, Damon e Etelo possono, o Etelo, non lo so come si pronuncia. La riferita stellina è ciò che sta sulla catena rossa. Uno strumento leggendario che si ritiene possa tenere insieme il mondo. Il direttore Sorwan non è al villaggio al momento. Alcuni membri della squadra di vigilanza hanno riferito di aver avvistato qualcosa al di là dello squarcio spazio-temporale. Una sagoma riconducibile a un Pokémon. Il direttore è partito alla volta del Monte Corona, scortato dalla squadra di vigilanza. Una volta lì raggiungeranno il tempio sulla cima, pronti a fronteggiare possibili minacce. Per quanto il capo sia forte e capace, farebbe meglio a chiedere aiuto a Lucinda. In qualità di capo squadra ho un ordine. Lucinda, ti reintegro nella squadra di ricerca. Oh, grazie. Ti ordino di raggiungere il Monte Corona e usare la catena rossa per porre fine a questa calamità. Oh. Capo squadra è sicura? Voglio dire, il capo non c'è. Non so se è la cosa migliore, diciamo. È stata una sua decisione quella di partire e lasciare a me a fare le sue veci. Mi unisco alla spedizione. Ok, dopotutto è il nostro preciso dovere vedere in quanto squadra di ricerca. Am I wrong? No, non mi oppongo. Ah, un altro giorno nella squadra di ricerca. Andiamo a catturare il leggendario, il Dario di legge. Him. Qua. Che. Qua. Hea. Ok. Dai, ecco di Lucinda. Perrol è partita per il Monte Corona. Tu hai notizie del direttore? E al Monte Corona, dai, andiamo, catturiamo sto coso. È hypina, c'ho un po' di hype, Cosa, Sorwan è già salito sul monte. L'aria così seria è composta, ma sotto sotto è una testa calda. Capisco che non voglia perdere tempo, però... E va bene, è deciso, lo raggiungerò. Dai, cazzo, hypetta, hype un po' altina, un po' altigna, un po' alticcia. Vedere lo stesino, ok, siete uno. Sì, io ti ripeto, la gente ci sfrutta. Se ti vedesse comprare all'improvviso solo non potrebbe reagire male. Forza, chi ha tempo non aspetti tempo. Ci vediamo lassù. Quanto clamore. Dai, andiamo. La ragazzina, la bambina. Sei stata cacciata al villaggio e poi continua a darti da fare per noi. Sì, continua a farvi le vostre missioni di merda. Proprio così, è solo per il bene del villaggio che Lucinda si è procurata la catena rossa. Penso che ci siano state più persone se avesse accettato più missioni secondarie. Concordo. Concordo. La squadra di ricerca si è sempre prodigata per il bene del villaggio e per migliorare i nostri rapporti con i Pokémon. Ok, perfetto. Oh, ragazzina, grazie tanti, tieni per te. Oh, cosa mi hai dato? Rivitalizzato. Oh, ma non dovevi. Questo qua non, cioè, non lo posso craftare manco da me. Guarda quanto ci vogliono bene. Magari essere amato nella vita reale. Serve a imprigionare i leggendari, la catena rossa. Serve a fermare i leggendari. Infatti, Cyrus lo voleva utilizzare in Pokémon Diamante, Perla e Platino per incatenare uno dei due leggendari rispetto alla versione che hai. E praticamente, fate capire, avete sentito le Pokéball? È quella, ma i leggendari perdono un po' di potere, il potere un po' si dissipa con le Pokéball. Quindi serve la rosso catena, almeno questo qua è quello che diceva Cyrus, per imprigionare il potere dei Pokémon divini. Questo è quello che dice Cyrus, ma Cyrus è un testa di cazzo che non sa leggere ed è un, diciamo, analfabeta funzionale, quindi non mi ci fido. Non è molto familiare, mi è molto familiare il mic di Diamante e Perla.
È perché i remake di Diamante e Perla a livello di dramma sono uguali identici a Diamante e Perla. Ordine numero 1. Va alla base della vetta e da lì dirigi dal tempio di Sinnoh. Storia simile, con lo spazio e il tempo sì, pure nei Pokémon Mystery Dungeon, degli esploratori del tempo, del cielo, della terra, del tempo, dell'oscurità. Stessa cosa. Diciamo con i leggendari, però i leggendari dovevi scontrarli proprio così a muso duro. Poi c'era il finale che mi ha fatto piangere, il primo gioco che mi ha fatto piangere, che tu demon, che cazzo è? Pokémon. Raga, Pokémon, porca puttana, i pianti. Ordine numero 2. Usa la catena nostra e poi veniamo a questa camera. Ok, poniamo fine alla calamità. Ordine numero 3. Torna dalla missione sana e salva. Va bene. Basta quindi che sto vivo. ASMR. Dirompo il controller. Aspetta. Che tipo ASMR. Sto giocando a GTA Braccio di Ferro. Ok, no, così però lo rompo. Ho sentito buone nuove. Sei stata riammessa al Team Galassia, così. Ti porgo le mie congratulazioni, Diani. Ecco alcune pozioni max per celebrare. Festeggiare! Fanculo, non so leggere, non so parlare. Festeggiare. Celebrare. Ok. Sono riuscito a dirlo. Ok. È giunto il grande momento. Vedrai, si risolverà tutto. In fondo, hai sudato 7 camici per guadagnarti la catena rossa. Damone e Perla sono diretti verso la vetta. Bravo per il tuo successo, mia Lucinda. Come ben sai, detesterei perdere una cliente affezionata. Lo dici sempre, secondo me, cioè mi odia a morte, lo fai solo per i soldi. Stavo meditando se recarmi anch'io nei pressi del tempio. Potrei fare della base della vetta il mio centro operativo. Ok, fai il cazzo che ti pare, a me non me ne frega niente. Oddio, chihuahua francese, bastardo. Boh, non lo so, ti odio, sembra che la faccenda sia fatta seria. Ma non temere, meglio è con te, godrai del tifo del migliore che si possa desiderare. Oddio, cosa sorridi? Io farei la faccia, cioè io mi incazzo. E si può usare il leggendario degli scontri Pokémon? Scontrarsi con il leggendario è come combattere contro un boss finale. Sì. Diciamo che infatti proprio il boss finale di Pokémon è, diciamo, sono i leggendari. Quindi sì. E si può usare un Pokémon negli scontri? Sì. Quando lo catturi poi sì, lo puoi utilizzare negli scontri. E quella che poi mi piace appunto tipo dei leggendari. Ho fatto una cazzata grandissima. Ok, faccio prima a muovermi così e passare oltre. No, ho catturato, cazzo. Oddio, questo qua è stronzo. Questi qua sono stronzi. Però ne voglio uno. Non ne voglio più uno. Non ne voglio nessuno. Vai, cazzo. Sto morendo. No. È molto OP. Dipende poi da Pokémon che c'hai contro. Però di solito sì, c'ha le statistiche boostate tantissimo i leggendari rispetto a quelli base. I leggendari rispetto a quelli base hanno le statistiche, diciamo, più boostate. Quindi diciamo che sì, sono più OP. Infatti poi per quello là che penso che ci sarà uno scontro con Edero, perché so già che con Etelo, Edelo, Volo, come cazzo lo potete chiamare, ci sarà uno scontro. Secondo me dovrò per forza utilizzare un leggendario. Perché 100-100 ci sarà qualcosa riguardante Giratina. Quanto so che è vero Dio, ci sarà pure Giratina. Sesto senso, ma lo so.
Che cazzo gli sta a fa qua a guardare nulla? Lino Rampei della, diciamo, taverna di Lino. Toh, chi si rivede? Vedo che non hai ancora tirato. Che non hai ancora tirato le cuoia. Mi spiace, ma ho dovuto chiudere i battenti per il momento. Purtroppo ora i moci di patate li posso preparare solo nei miei sogni. Quel Sorwan se n'è andato, affidando la gestione delle provviste a un povero vecchio come me. Dico io, si rende conto di quanti anni ho? Nella politica italiana sta succedendo una cosa del genere, però... continuiamo a tenerle a lavorare, insomma. Bah, visto che ormai ci sono, mi toccherà toglierti di mezzo. Ma non lo voglio fare, bro, non voglio. Sono il braccio destro di Sorwan. Se gli ordini sono di sbarazzarti di chiunque non sta in non sta in riga, io eseguo. Lui dice, io faccio. Fammi sei di moci di patate, sì, sta zitto vecchio. E poi alla mia età voglio stare tranquillo, è ora di finirla con questi guai. Voglio vivere in pace e tranquillità su questa terra, una buona volta. Riprendo questo dialogo qua tipo e ci butto sopra tipo... la cosa con Draghi. Sai cosa c'è questa, no? È una palla orba. Ora ti faccio vedere come si usa. Ti faccio vedere, ecco. Te l'ho detto che le palle orbe sono letteralmente delle fumogene. Oh mio Dio, che figo! È un ninja, è uscito fuori da Naruto. Se ripensi a quando ho sentito che eri riuscito a placare tutti quei Pokémon in collera, il sangue ha iniziato a ribollirmi nelle vene e il cuore a battere come un tamburo di guerra. Finalmente, dopo anni, ecco qualcuno contro cui rispolverare le mie tecniche ninja arrugginite. Oh cazzo, quindi scontro Pokémon o scontro i personaggi? Scontro Pokémon. Ok, ha meno Pokémon di me, quindi cioè non dovrei avere così tanta paura. Miss Majus, bellissimo. È bellissimo Miss Majus. Cioè, non posso dire niente, però ok. Ok, dopo una palla orba, ovviamente palla ombra. Si devo mandare per forza allo starter perché dovrebbe essere di tipo buio e quindi sono super efficaci contro lo spettro. Ragioni di Big Brain. Non sono da abilità dell'otto, ma cosa è super efficace contro cosa, raga. Più o meno, non di tutti i tipi. Ok, vado di questo. Devo andare di ragionata. E poi di Nero Pulsar normale. Che raga, qua è tutto quanto ragionamento. Che gnocco. Che gnocco di patate. E gli gnocchi sono fatti di patate. Oddio, Snizzler. Però non so di che tipo sia. So però che è di un tipo del porca madonna, ok. Che gnocco di patate, Rampei. Se è tipo buio... tipo lotta. Se è tipo buio, allora tipo lotta. Se tipo buio tipo lotta, ok? Perché come ti insegna Pokémon, se picchi il buio si fa male. Ragazzi, ne so che era il tipo sbagliato. Che tipo è Snizzler? Snizzle. Snizzler era tipo scritto. Snizzler. No, non lo so, che non so manco come si scrive sta merda. Allora, buttiamo caso che sia di tipo ghiaccio. Butto questo. Ok, adesso me l'ha trovato. Lotta veleno. Dati di gioco. Sì.
passivo del lavorante fuoco. Cazzo. La lotta era... ho usato il tipo che tipo era peggiore il tipo lotta. E non sapevo che cazzo di tipo foste. Cambia totalmente. Allora, se fuoco diciamo è efficace il giusto. Allora vado, devo andare così. Ok, sì. Fatto bene. Ho sbagliato male, diciamo, a pensare che fosse di un tipo rispetto a un altro. Calmamente. Gardevoir, psicofolletto. Vabbè, visto che c'è sto... però il tipo buio me l'ha buttato giù, quindi mi sa che mi conviene... Non c'ho manco un tipo coleottero di Pokémon. Non è un tipo spettro, insomma. Non posso fare un cazzo. Posso andare soltanto di mostri di tipo fuoco e sperare che vadano decentemente. Cioè io devo andare a fortuna e devo andare tipo a sperare che una cosa vada. Okay, no, dovevi pensare molto di più. Gardevoir, perché qua non ce l'ho. Tipo ghiaccio non so se va. Acciaio spettro veleno. Acido bomba, però è un botto più debole. Acciaio, coso veleno. Cazzo, qua si fa dura. Quando il gioco ti va duro, i duri iniziano a giocare. Sì, iniziano a giocare. Beh, io sono duro come la roccia, vai Graveler, cazzo. Il gioco ti fa duro come la roccia, vai. Ok, quindi mi sa che devo andare di Geoforza. No, Frana. Tanti turni restano gli stessi, vado di Frana. Perché faccio schifo, quindi sono una Frana. Infatti faccio schifo. No, pozione max, no. Cioè, l'avessi saputo avrei fatto di questo. Upsi. Ah cazzo, un tecnica rapida. Spada flash al culo, però. Mamma spada flash al culo. Sì. Unica opzione, penso. Perché. Perché è normale comunque, cioè, però è uno di quelli più forti. Tossicati devo tipo provarci. Perché mo è pure di tipo folletto, quindi il buio non lo subisce più come super efficace. Mentre io essendo buio subisco il tipo folletto. Raga, lotta devastante, lotta complicazia, insomma. Ghiaccio, diciamo, dovrebbe essere sempre sulla linea, sì, del... Fa, perché fa. Però è vero che poi non potevo dire, tipo, considerato non dire usare contro un tipo folletto, quindi sì, per forza devo fare così. C'è ancora un Pokémon in questo stronzo. Raga, mi sa che ce l'ho nel culo come armulo. Gallade, tipo Gallade è... Aspetta, lo vedo direttamente all'inizio. Tanto è inutile che, cioè, sto a 4G. Ho letto spettro volante. Devo darlo a Staraptor per forza, perché non mi ha cose, se non mi ha cose. Devo pregare il dio e andare di volante.
Ok, vado così. Una tecnica leggera e una tecnica potente. Ok, no, una tecnica leggera e basta. Ok, raga. Con molta difficoltà, ma ce la fa. Ce la si fa, ce la si fa. Ce la si fa, ce la si fa, ce la si fa. Oh, che bello. Dimmi che me li curi. C'è aspettarsi, sei un autentico talento. Wow. Sono un talento. Ci so fare, sono forte. Non è vero. Solo un ninja folle può accanirsi contro un avversario che non sa di non poter, che sa di non poter battere. Nonostante tutto devo ammettere che ti apprezzo a modo mio. Almeno per l'abilità con cui lotti a fianco dei Pokémon. Quindi mandarli in campo come carne da macello senza sapere tipi, debolezze, roba. Grazie, cazzo, faccio schifo, grazie. Ok, oh, così e diciamo che come si sente senza filtro. Così e col filtro davanti. Non so come si sente meglio, poi ditemelo. Poi non cambierò un cazzo perché ce l'ho di lato, manco davanti. Non so, mi per sentire i Pokémon sono esseri terrificanti. Io e Sorwan abbiamo visto la nostra terra natia rasa al suolo dalla furia distruttiva dei Pokémon. Abbiamo perso molte persone care. Per questo il sogno di Sorwan è fare di Isui un luogo idilliaco in cui vivere sereni. E per realizzarlo è pronto a tutto, anche a ricorrere a mezzi estremi. Se da quello squarcio nel cielo venisse fuori un Pokémon, Sorwan si getterebbe nella lotta senza pensarci un attimo. Offri la tua forza, salvalo. Vabbè, più che altro perché se no uccide un dio, sarebbe un po' cazzi. Un dio uccide Sorwan, penso sia più probabile. Se riuscirai in questo potrai rimpinzarti deliziosi mochi di patate a vita. Wow, grazie! Oh! Tutta la vita per i tuoi mochi di patate. Però non sta battendo, come sono stato ritrovato proprio costretto a dove prende... E dove tipo per utilizzare i cosi, i revitalizzanti, sta roba qua, cioè Cristo Dio. Aspetta. Perché mi voglio catturare Dialga. Quindi acciaio drago. Quindi dati di gioco. Lotta terra, ok. Uso te. Il mio piccolo agnello sacrificale. Piccolo agnello di pietra rotolante. Hai con te la catena rossa? Sì. Oh, sei l'unica che puoi scongiurare il peggio lassù sulla vetta, Lucinda. L'ombra avvistata al di là dello squarcio si tratta probabilmente del sommo sinno. Al momento se ne sta occupando Sorwan, ma... so cazzi. Lo so, l'ansietta, la senti proprio nell'aria che frizzantina, insomma. Che stiamo arrivati al momento migliore. Salvo. Caschi il mondo, caschi la corrente, io voglio fare sta parte, fanculo tutti. Tu, qui. Minchia, vestito così però da samurai, bellissimo. Figo. Conti di tenere insieme il mondo usando la catena rossa o qualcosa di simile. Immagino che ciò potrà riportare il nostro mondo alla normalità. Lo spero. Tuttavia mi chiedo, non starai bluffando? Non è un bluff, non sto bluffando, dai. Faccio sul serio. Fidati di me, stronzo, per una volta. Vuoi insinuare che pure la catena rossa è parte di un complotto di Lucinda? È tutto un complotto! In realtà Dio non esiste. È un complotto di Lucinda. E la terra è piatta. L'ho vista superare le prove dei tre Pokémon dei laghi. E se credi che sia stata tutta una messa in scena, beh, mi arrendo. Può darsi, ma non posso fidarmi ciecamente. Se la mia fiducia dovesse essere tradita, come potrei rendere conto della mia ingenuità agli abitanti del villaggio? Mostragliela. La catena. Esci la catena.
Per proprio per questo dobbiamo restare uniti. Mi assumerò io la responsabilità al posto suo. Ma lui è il capo del villaggio. La gente si incazza con lui. E sia dunque. Lasciamo che la forza decida come gestire la situazione. Affrontiamoci. No, no, niente lotte, basta. Lucinda, schiera i tuoi Pokémon. Sarà una lotta senza esclusione di colpi. Sì. Va bene. Questa lotta qua la voglio veloce e indolore, quindi prendo e butto direttamente i Pokémon qua. Psico volante. Perché normalmente sei messo tipo normale volante, quindi qua. Ora forma di easy. Buio, elettro, ghiaccio, roccia, spettro. Buio. Swarovana antivax. Non lo so, è antivaccinista. Comunque proprio se devo dei vaccini, terza dose, me la faccio domani. Buio. Non cambio un cazzo nei turni, quindi vendo e gli faccio direttamente il culo a Trish. Cazzo. Quanto lo sapevo che sicurava che sta parte qua era aspettata. Vai. Adesso ci sono i turni veri e propri. Cazzo. Ah, ritira. Oh, è intelligente. Ma più che altro a me mi era scaduto ieri. Infatti da tipo per il McDonald's abbiamo dovuto mangiare a casa mia. Clefable, già vado a vedere che cazzo devo utilizzare, perché prendere quello che ho io adesso in campo con Clefable è pericolosissimo. Questo è un folletto puro. Folletto puro. Gioco acciaio veleno. Perché fa buio. Ghiaccio. Ghiaccio, mando lui. Anche noi ieri siamo andati al McDonald's XD. Lo so, più che altro tipo ho voluto provare tipo uno di quei panini là che c'era tipo con la salsa cipolle e mele. Non l'avessi mai fatto, porco due, è orribile. Sapore di merda. Cioè più che altro che le cipolle, che le mele, ma la salsa di cipolle e mele. Mi sta avendo lo sbocco. Il server ha emesso un comando. Per il server che intendi di Discord? Ancora no, più che altro perché non so come mettere che si collega al tuo. Devo usare riposo però dove diventa assonnato. Ok, intanto muoio, la va o la spacca? La va o mi spacca? Mi spacca e basta. Raga, Gesù impanato. Oh, assideramento. Cazzo, muore assiderato, stronzo. Ce l'avevo ancora vivo. Antidotomba. Insomma, penso che lo faccio fuori con acido bomba. Sì. Ok. Se mi dici come si fa Robert, volevo tornare. Ne sarei grato. Braviary, attacco rapido. Cazzo. Questo è uno scudo di vita ed era lama, cazzo. Vai, ok. Ho uno di vita. Pa. Norlax, tipo lotta? Norlax era normale, quindi quello che so, diciamo che l'unica cosa super efficace contro uno Snorlax dovrebbe essere il tipo lotta. Per quello che mi ricordo, però non lo so. Ok, sì.
sì, mando in campo questo. Adesso Stream Elements, c'è la sezione di chat command e metti che quando fanno un disco esce un messaggio e rinvio per il server disco. Ok, lo scrivo così, così non ricordo come cazzo si fa. Ok, perfetto. Con l'albero è fatto di vibranio o Snorlax e un peluche. Oh, quell'immagine là, se no spiegamela. Spiegami quell'immagine. Come fa uno Snorlax a stare su un albero? O l'albero è finto, è fatto, diciamo, di materiale, dice... porco Dio. È fatto di materiale iperresistente. Oppure non me lo so spiegare. Dotto di fuoco. Preghiamo il grande Dio del dot di fuoco. Magi, fiamma, facci tu. Non l'ha dotato con il fuoco. Forse Guina me lo squaglia perché di tipo lotta. Devo fare questo. Oh, ma Rainbow Dash, ma ti voglio bene Rainbow Dash. Serve tipo acqua. Che tipi c'ho tipo? Che Pokémon c'ho adesso? Come c'ho lo starter? Sì, cazzo, che c'avevo lo starter qua, ok. Idrondata. In caso dopo la lab te lo spiego dopo, ok. Va bene, poi me la spieghi meglio, va bene. Oh sì, godo, godiccio, godiccio assoluto, godiccio assoluto, mi era rimasto solo lui, godiccio assoluto. Dai cazzo, sono pronto per il leggendario. Minacci la nostra incomunità, va eliminato, senza se né ma. Ma quel Pokémon è un dio, bro, vai uccidere lo stesso dio che veneri. Bro, sei un coglione, bro. Sorwan, no, la tua forza non conosce limiti. Sì, è il numero di evidenziante pozioni che ho. Cosa mi chiedi, tagliarti la testa adesso? Ti devo delle scuse, Lucinda. Hai vinto questo e quanto. Ti prego di perdonarmi se puoi. Grazie di esserti messa a 90, ma sono troppo stanco di buttartelo al culo in sto momento. Sorwan... Spero che tu sia ancora disposto ad aiutarci. Te lo chiedo per il bene del Team Galassia, per il popolo dei Momordei. E per tutti i Pokémon di Isui. Sì, ti perdono, con lo sguardo più autistico, cioè più stupido. Più il sorriso più... di quello benevolo, di quello là che non manco sta ascoltando. Cioè, di preciso che cazzo sta dicendo. Capisci più o meno il contesto, quindi sta tipo... Sì... Quel sorriso là da ebete, insomma, un po'... Sì, insomma, si è capito. Non temere, Sorwan, abbiamo la catena rossa. Possiamo legarci i motorini, tranquilli, non te le rubano. Salvo. Perfetto. Salvo, salvato. Poi domani mattina mi devo svegliare presto, però fanculo, prima batti leggendaria e poi penso a dormire. Il sonno è per i deboli. Non importa che i miei occhi si stanno chiudendo. Non mi staccherò mai adesso. È venuto il momento di tirare fuori la catena rossa. Restiamo pronti a tutto. Dai, cazzo. Aspettate un attimo. Sento una voce nella mia testa. Sta impazzendo? La portatrice della catena rossa è giunta. Prova dunque a catturarmi, umana. Dio santo. Sto parlando. Ma quindi quando vanno per shitpost è il linguaggio degli dèi. È il linguaggio degli dèi. È l'ironia, la burla, la battuta etrusca, la comicità babilonese. È lui. Damon, che ti prende? Ma che dici? Perché dovremmo catturarti? Ho sentito il sommo sin mi sta parlando. La portatrice della catena rossa è giunta. Prova dunque a catturarmi, umana. Preparati per lo scontro imminente.
Tieni, prendi questi. It's dangerous to go alone. Take this. Che cosa sta succedendo? Che cosa sta succedendo? Non si capisce più niente. Ci sono soltanto catastrofi. No, dai, vabbè, prendi tutta quanta la scena qua. Qui il spawn del leggendario. Guarda quanto è bello. Guarda quanto è bello, non versione cavallo, sei il mio preferito. Nice, con due sui piedi. O almeno per finire la scena dello stucadino. Adesso dovrebbe essere tipo imprigionato. Ecco l'effetto della rosso catena. L'ha rotta. Un po' i flashbackini, insomma. Quindi manco qua si capisce il bicito come cazzo usare la rosso catena. Vai il Ray Potesh. Quindi che se lo devo soltanto far fuori? Quindi che cosa dovevo utilizzare contro... Ok, cosa dovevo utilizzare contro? Perché stavolta qua, cioè, lo voglio fare molto più, diciamo, tranquillo rispetto alle altre volte. Lotta e terra. Vado. Dovrebbe essere super efficace contro di me. Ma potevi fare un attimo il culo se riesco a beccare entrambe le porte. Ok. Dai raghi, sto facendo il culo a un Pokémon leggendario, al dio del tempo, raghi. Raghi, sto facendo il culo al dio del tempo, raghi. Fragor tempo, infatti. Raga, sto facendo il culo al dio del tempo. Raghi, capite un attimo di che cazzo stiamo parlando, raghi? Che bello! Che bello. Aspetta, era tipo roccia o tipo terra? Terra. Geoforza. Ma lo dovevo catturare qua? Raga, non ho pensato che lo dovevo catturare. Raga, non è che non me lo fa più catturare? Raga. No, che no, c'è sta ancora. No, perché diciamo che pure nel gioco principale, la prima volta, non lo devi catturare. Non lo catturi. Non lo devi catturare. Ridirada, via presto di qui. Perché non lo puoi catturare all'inizio. Per questo qua, diciamo che mo mi è preso il dubbio, perché sto qua magari è un prequel cambiato lo scontro. Come ho detto, meglio a quello che i Pokémon non potevo fare. Prova dunque a catturarmi, ok. Ah no, quindi qua devo provarlo seriamente a catturare, ok. No, pensavo così, poi scattasse la battaglia, ok. Ok, aspetta. Poi un attimo vedere qua. Perché qua mi sa che non so se riscatta l'altra lotta vera e propria. No, ok. Ok, oppure tipo... Ok, no, allora era con l'altro là invece della lotta stile... Perché un mio amico ha detto che con i leggendari ci sta la lotta stile leggende Pokémon. Quindi pensavo dovesti provare. Sì, ma intendo, cioè in platino devi fare così. Io ho giocato a platino, non... porco dio. Non così, quindi cioè non sono mai sicuro di quello che devo fare di preciso. Quindi diciamo che andavo a tentativi. Pagliari, un attimo a vedere, mi sa che non è efficace manco per il cazzo. Ok, no. Perché non so, non voglio infliggergli tanto danno, però cioè.
Tecnica potente con d'acciaio, meno squaio con d'acciaio. Io ignoro che c'ha altre mosse oltre Fagor Tempo. Ok, posso pure utilizzarlo il ruota fuoco, ok. Però preferisco usare fuoco bomba, perché comunque non è che cambia più di tanto. Con metà vita penso che ce la posso fare. Ho fatto una cazzata. Ok, quindi ok, devo catturarlo, perché non sapevo che cazzo di cosa devo catturarlo. Perché ho visto una scena che vengono catturati con una Pokéball rossa. Quindi non so se tipo provare a catturarlo serve seriamente a qualcosa. Questo qua più che altri dubbi, perché ho visto tipo una cosa così. Un mio amico ha detto che c'era una boss fight particolare e io dico vabbè dai. Cioè stanno alcuni giochi in cui i leggendari non vanno catturati, perché poi dopo riscatta un'altra battaglia, cioè la vera e propria battaglia. Quindi non lo so mai come cazzo è. Ok, ma il gelo raggio o idropulsar, quale diciamo vale di più la pena fare? Ok, gelo raggio. Va bene. Devo poter fare sta cazzata qua. Ok. Una. Ok, provo ad andare di ultra, boh, raga. Allora, provo a fare un attimo così a vedere se va. Cazzo. Che per me che adesso mi squaglia lui a me. Dai, ce la devi fare, ce la devi fare diventare in sta cazzo di palla di merda. Oh, è entrato, che goduria. C'ho un pochetto tipo di sborricchio, cioè c'ho un po'. Un po' di carica, insomma. L'hai catturato? No, sei tenta di più volte, l'hai esagerato. La catena nostra si è spezzata, rendiamo onore ai tre Pokémon della che per il loro aiuto. Davvero un ottimo lavoro, Rosinda. Ho osservato il tuo stile di lotta. E ho assistito a una cattura di grande talento. Pogherino momento. Sei davvero l'orgoglio della squadra di ricerca. Beh, del resto le ho insegnato tutto io. Non è vero, sono io che ho insegnato a te, guarda testa di cazzo. Ho sentito di nuovo il sommo di alga mi sta parlando. Dallo squarcio nello spazio-tempo è fuori uscita un'immensa forza. Si avvicina l'altro, in preda alla collera, lotta al mio fianco, umana. Cosa dice che ne arriva un altro? Ma per tutti i mulinelli delle isole vorticose. Ma la catena rossa è ormai a pezzi. Affrontare un'altra lotta del genere sarebbe troppo persino per Lucinda. E questo qua mi sa che è una lotta, diciamo, classica, cioè alla, diciamo, stile leggende Pokémon. Quanto sei bello pure te. Guarda quanto è bello, Palkia! Guarda che trema tutto, spacca tutto fortissimo. Incazzatissimo. Che adesso mi dà che poi scatta la battaglia, quella lì che mi aveva detto. Che poi questo qui è acqua drago, quindi drago follette, debolezza è drago follette. Indovinate, non è il drago del folletto di Pokémon. Let's go. Ok, verso potentissimo. Lui è confuso. L'altro sommo simno. Ritoriamoci prima che si scateni una lotta. Presto, torniamo alla base della vetta. Ma Sorwan,
Non possiamo arrenderci adesso. Pazzi, morirete tutti, è questo che volete? Lucinda, ritirata, ho detto. O ti faccio vedere, o ti faccio fare un volo da qui al Monte Argento. Dai, bro, è tipo il... Se ti fai male te le do di sopra. Se muori ti butto giù dalla montagna. Che forza travolgente, temo che dovremmo arrenderci. Che forza travolgente, temo che dovremmo arrenderci. Studiare una creatura del genere sarebbe un'impresa votata al fallimento. Devo farti i miei complimenti, Lucinda. Hai saputo tenere la testa. L'energia sprigionata si dallo spazio suscita in me mille interrogativi. Che sia stata proprio quell'energia a far andare in collera i Pokémon regali, irrompendo dallo squarcio sotto forma di fulmini. Chi avrebbe mai pensato che in realtà non ci fosse solo un sommo sinno, ma due? Cioè vuol dire che sia il diamante che il perla avevano ragione? Sì, cazzo. Vi prego di accettare le mie scuse. Damon, Perula. Non avete torto nel credere nell'innocenza di Lucinda. E tu, Lucinda? Ti ho espulso al Team Galastia senza sentire ragioni, costringendoti ad andare incontro a innumerevoli difficoltà. Eppure non hai esitato a prodigarti per il bene dell'intera regione. Sì. Beh, mica potevamo starci con le mani in mano davanti a quello squarcio. Sappiamo che hai agito come ritenevi necessario. Capo, se permette, ci sarebbe ancora in sospeso la questione del team di Sinno. Insomma, Sinno, penso. Non ho letto, cazzo, vabbè. Questo atteggiamento che si addice a uno scienziato. Perché perdere tempo a rimuginare sul passato? Pensiamo al presente, invece. Atteggiamento degno di fiducia. Cosa ottima da dire dopo aver scoperto che Sommo Sinno sono due, o meglio dire tre, o meglio dire quattro. Direi quasi che la presenza di Lucinda spronga ognuno di noi a migliorarsi. E per forza, senza di lei non avremmo speranze contro quella creatura. Fortuna? Ma quale fortuna? Come pensi che potremmo continuare a lottare ora che la catena rossa si è spezzata? Rilassa, non c'è bisogno di scaldarsi tanto. Il sommo Dialga mi ha spiegato tutto. Dialga, parli forse del Pokémon che ti ha... Esatto, pare che sia quello il suo vero nome. Insomma, Dialga mi ha detto una cosa. La roccia da cui tutto ebbe origine, la catena rossa, il contenitore plasmato per mano dell'uomo. Unisci questi oggetti e solo allora potrai sanare il caos che affligge questo mondo. Che cazzo vuol dire? E per finire il sommo Dialga mi ha detto che dovremmo tornare al tempio assieme a lui. Beh, se è quello che ci serve la catena rossa, nessun problema. L'ho recuperata io. O meglio, ho recuperato tutti i frammenti. Alleluia. Contenitore plasmato dall'uomo. Ok, sì, le Pokéball. E deve essere forza, sì, ma per quanto riguarda la roccia non saprei proprio. Forse Rapan potrebbe darci una mano. Lui se ne intende di rocce minerali. Si va spesso a raccoglierne più. A raccogliere giù in miniera. Rapan scavatore. Ottima idea, in effetti potrebbe saperci aiutare. Per Sir Laven, le viene in mente qualche altro dettaglio? Non saprei. No. Oh! In realtà sì, rammenti l'aste che hai ricevuto da Weird degli altri Pokémon, Lucinda. Mister Ratello mi ha detto che c'erano delle incisioni, dammelo un momento. Sii gentile, be gentle. Ok, sì, prof, sii gentile. Nianichen. Ok, no, cazzo da parte, dai. Ecco qui, sulla lastra a gelo c'è scritto qualcosa. Questa lastra è composta frammenti per creazione dell'universo. Deve essere un indizio, sure. Ma che significa? Significa che dobbiamo cercare una pietra con le stesse proprietà di queste lastre. E c'è di più. Se non vado errato, Etelo ha proprio chiesto a Rapan dove si potrebbe trovare una pietra simile. Ma ci penso, Etelo era venuto anche al Campo Diamante per chiederci informazioni su delle lastre. Abbiamo una buona pista a seguire, direi. Allora, mettiamoci in cerca di questa roccia da cui tutto ebbe origine. Ma che nome lungo. Proprio comunque chiamarlo roccia origine.
Andiamo a cercare la roccia origine, Perla. Possiamo dunque contare sul vostro aiuto? Sì. Certamente, chiederò a Rapan di raggiungerci qui alla base della vetta. Andiamo a prendere la roccia origine, l'origiroccia. L'invito non mi è mai arrivato, nonostante abbia aspettato qui in soffia. Meglio vai via, per favore, va bene, va fanculo. Dai, qualcosa da fare anche a me, zio santo. Tu stai qui a pecora e aspetti che tutto finisce, così poi quando sono preso dall'hype col cazzo durissimo di marmo te lo butto nel culo violentemente. Ah no, non va bene per te? Cazzi tuoi. Sono il tuo leader, Melior, questo è il tono con cui dovresti rivolgerti a me. Mio leader, ti prego di assegnare un compito anche... No, nessun compito. E allora vi di dare una mano agli altri. Gli altri capitani si prendono cura di Pokémon regali o si assicurano che tutti gli altri del campo mantengono la calma. Prendi esempio. Damon, non essere sciocco, tutti noi abbiamo dei ruoli per cui siamo tagliati o meno. Ehi tu, a quanto pare hai più figato di quanto pensassi. Schipperò i tuoi dialoghi perché mi stai sul cazzo. Non si deve. Coraggio. Ok. Tartufi dolci, va bene, mi dai pure da mangiare, grazie, sono tipo un cane per te. Ok, hanno portato qua le luglie, non devo fare dei trasporti, sto morendo di sonno, cazzo. Ah, ho la gola a pezzi, non riesco più a parlare. Ah, voglio morire. E quel cappello non si addice. E questa qua potresti tradurre. Cioè, questi. Diciamo, togliere i suoi dialoghi e inserire tipo suoni di Imbo. Versi di Tricheco. E avrebbero lo stesso senso. I miei minerali di Isui sono una risorsa preziosa. Vista la minaccia. Vista la mia conoscenza delle pietre, è naturale che sia io a dovermi occupare di questa questione, di una questione simile. Se delle rimostranze, perché non lotti con Clevor? Al fianco di quella specie di Pao. Oh no! Elettrizzanti conseguenze. Allora, questo qua diciamo che già sulle freddure, diciamo sulle battute, comunque gioco di parole, più decente rispetto alle risate. Quindi diciamo che c'è un punto in più di rispetto. C'è un punto in più di rispetto. Dacci un taglio, cerca di andare d'accordo il team Perla. Ti ricordo che stiamo nel bel mezzo di una crisi. E ti ricordo che sono entrambi veri. Ok, non manco voglia di leggerli, li sto skippando i dialoghi. Raban, conto su di te. E stia. Dirigiamoci allora alla caverna primitiva. No, dobbiamo fare un altro No. No. Wow, porco Giuda, c'ho una gola secchissima, sto morendo, dai, cazzo. Dovevo andare, dove la caverna primitiva laggiù? E ora adesso mi sa che schiatto che mi lancio. No che no. Ok, posso raga, posso correre, posso pioppare come uno schifo. Nel frattempo raccolgo gli oggetti. Non voglio morire adesso. Ho visto una fiammella, potrebbe essere utile. Ok, sta qua di sotto, perfetto. Non riesco a capire dove cazzo sia la grotta, da che lato della montagna sia. Non capisco da che lato della montagna sia, perché come lo segna che è proprio qua giù. Ok, sali dall'altro. Oddio, guardate qua che tu, quelle che rotolano, quel bellissimo hunter, insomma. La bellissima fauna di questi posti, cioè, molto rassicurante. Non capisco qua dove devo andare, però. C'è un probo pass.
C'ho un Probopass, lo voglio catturare se riesco. No, Super Mario Tarocco, no, 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 tu non mi hai visto. Lo catturerò un'altra volta. È da di qua, è da qua dentro che c'è. Sì, metà di sì. Belli i Pokémon fossili. Ok, oh wow, ci sono dei sassi, c'è la pelle della pimpa sul muro, vedo queste macchie rosse, arancioni. Questo posto mi lascia senza parole. Si percepisce un'energia straordinaria, come se effettivamente il mondo intero abbia avuto origine qui. Tu che dici, Rapan? Tenendo conto della mia vasta conoscenza, della mia esperienza tecnica e dell'aiuto di Slygu, direi che con me siete in buone mani. Grazie. Quanta fretta. Oddio, no, 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 ma vi rendete conto che c'è una calamità, che stiamo per morire tutti? Queste qua non se ne rendono conto, queste qua sono coglioni, non si rendono conto che stiamo morendo. Cioè, siamo un caput, insomma. Cioè, no, non se ne rendono conto, non sono stupide. Va bene che posso, cioè, no, non voglio dire niente, ma sono donne. No, no, niente, no, stavo scherzando, cioè. Signori di Twitch, mi dissocio fortissimo. Era per ridere, insomma, tutte donne qua all'ascolto, un bacione grande. Tutte le assolotte anfibi vari. Ma tu sei Riris. Ecco dove era finita. Come ti è saltato in mente lasciare il team diamante? Sono fatti miei. Andate al sodo, tranquilli. Non siamo qui per mettervi in bastone dalle ruote. Vi sotterrate pure il tesoro che cercate. Noi provvederemo a rubarvelo. Non è un tesoro! Stiamo per morire! Non fate quelle facciotte sorprese. Seguirvi fin qui non è mica stato complicato. Ciò che cerchiamo è in effetti prezioso come un tesoro, ma non certo il suo valore materiale. È prezioso perché rappresenta l'unico modo che abbiamo per riportare il cielo alla normalità. Bleh, quanto non sopporto quel tuo ridico atteggiamento da ragazzina giudiziosa. Per questo me lo sono filiato del Team Perla. La storia della vostra vita è l'ultima cosa che ci interessa. Tagliate in mezzo e lasciate lavorare Rapan in pace. Siamo 3 contro 2, quindi siamo pari. Ok, vai, cazzo. No, scontro. La sfida rimarrà negli annali, bla bla bla. Oh no, mi ha sparato il buco del culo, mi dispiace, non chiamare la polizia. Oh no. Oddio, comunque tipo c'era il test dei carabinieri in cui tipo era spuntato tipo varie domande e fra queste qua c'era tipo al quali sono le caratteristiche di Pokémon, Pikachu è una forma base, una forma evoluta, ma io mi immagino che ci fosse stato il qual è stato il primo Pokémon, diciamo qual è il primo Pokémon, la risposta poteva essere che ne so, Bulbasaur, Rhydon, Arceus, Mew. E avrebbero avuto tutte quante risposte corrette. Acqua erba, ok, quindi posso procedere a spanare il culo. Idrondata. Sì, un attimo che tipo video sono usciti, che tanto probabilmente mi guarderò domani se dovrò dormire. Ah, solo che abbi 16 bit. Ah, perfetto, allora fanculo, intanto è un video tipo di pure corto. Energy palla, vai! Perfetto! Quanti per fargli il culo? Sono due Pokémon a testa, non è un cazzo. E qua mi serviva pure l'altro.
Dai, sgranocchio, penso che ce la faccio. Sì, cazzo. Sgranocchio ci riesco. Vedo se il buio, diciamo, se i fantasmi, diciamo, ti stanno davanti, mordili. Mordi i fantasmi. Prendi le pizze. Vedi che avranno paura, se ne andranno. O faranno tipo ouch e subiranno danno. I tempi stanno cambiando, al team diamante farebbe comodo un membro proprio forte come te. Scordatelo, non sono fatta per vivere in catene io. Tenetevi il vostro decoro e vedete di stare al vostro. Lucinda, sei forte. Non c'è come uno come te. E persino quel mostro appostato sul monte Corona avrà filo da torcere. Comunque, se credi che tra di noi finisca qui, ti sbagli. La prossima volta te lo faremo pagare. Ok, Team Rocket, squadra genio dei poveri. Se lo dite voi, se ci credete. Non capisco proprio cosa siano venute a fare. Ma rimettiamo in sesto i Pokémon, va. Doris è così, non fa che brontolare, ma alla fine è sempre pronta ad aiutare nel bisogno. Può darsi che in realtà fossero preoccupate per noi e volessero accertarsi la situazione. Come fossero le Doris senza denti? Beh, se è così che la cosa... se è così che le costa dircelo chiaramente. Tutte ste manovre contorte mi danno sui nervi. Cioè, so donne! Capire che cazzo vogliono fare è impossibile. Fatto, sono riuscito a estrarre un po' di quel materiale, di quel minerale. La roccia origine. Tieni Lucinda, te l'affido, così possiamo craftare la Pokéball per i leggendari. Dai, craftiamola, catturiamo l'altro stronzo e poniamo fine alle nostre sofferenze, così posso andare a dormire. Beh, però è stato facile, almeno quello. E non è stato per niente facile, sono io che sono un genio, almeno ringraziami. Sei un fenomeno, Rapan. Non mi stupisce che Clevor abbia scelto te come capitano. È una mazza lunghissima, Clevor. Butta nel... No. Perula non direbbe mai queste cose. Diamoci una mossa. Andiamo a mostrarlo al nostro scienziato di fiducia. In prima vista non gli daresti un soldo, ma in realtà un sacco di cose è un buon... sa un sacco, è un buon intuito. Uno scienziato, insomma, dovrebbe saperle queste cose. Dovrebbe stare qui. Proprio sei leggendario di Pokémon. Per farti capire. Sarebbe una mossa intelligente, mi sa, utilizzare questo contro quell'altro. Oddio no. Perché l'altro mi sa che era tipo ghiaccio. Oddio, mi sa di sì, mi sa che ne vale la pena. Acqua drago, sì. Sì, ne vale la pena. Ne vale tantissimo la pena. Ok, adesso so cosa usare. Ma dunque questa, la roccia in cui tutto ebbe origine. Oh, come chiamo io la roccia origine? Effettivamente si sente una certa energia. Un'energia ricorda appunto The Birth of the Universe. Inserire qui la intro di Big Bang Theory. The birds of the che? si direbbero parole di una qualche lingua straniera. Che vuol dire, professore? La nascita dell'universo, mia cara. Si lo usa, infatti. Ma adesso bando alle ciance. Torniamo tosto al villaggio Giubilo. No, basta, voglio farlo, voglio buttare quella palla addosso a quel coso, voglio battermi, voglio combattere. Sono tipo i bambini che fanno i capricci. E chi frammenti la catena rossa, professore? Non c'è di che preoccuparsi, troveremo il modo di ad operare quel che rimane, questo potente strumento. Grazie per averne raccolti i pezzi. Dio santo, non vedo l'ora.
Forza, Lucinda, tira fuori la roccia. La roccia rigida. La roccia di. Il sasso. Sasso grosso. Il sasso magico. Cazzo, quanto cazzo sono British. Quanto sono British. Ho una mazza, ma non sto giocando a cricket. I frammenti della catena rossa raccolti grazie ai perigliosi sforzi del team Perla. La roccia di cui tutto ebbe origine, la cui esistenza ci sia stata rivelata dal team Diamante. A destra è il torno del contenitore, frutto della tecnologia avanguardia del team Galassia. Alleluia. Mio caro Luca, per la prossima tappa dovremo bisogno delle tue doti di artigiano. Possiamo contare su di te. Oh sì, cazzo, Luca, vai. Osserva bene il maestro all'opera. Come te con queste mani ci fai le seghe oltre che creare le Pokéball. Ci sarà da... maneggia le sue di palle. Ci sarà da aspettare un poco. Perché non andate a conversare qua fuori nel frattempo? Oh, non voglio leggere la cura a pezzi. Che bibbi British. Ma quanto tempo ci mette questo scienziato? Ammettilo, non ti interessa poi così tanto il tempo. La verità è che non hai pazienza. Se aspettare con le mani in mano servisse a migliorare le cose, non avrei problemi a farlo. Ma so quanto è prezioso il tempo. E infatti sono tipo 4 giorni che non sto in live, me lo ripeto da tipo 4 giorni che dovrei continuare sta merda. Ecco a voi l'Origin Ball. Se quanto tramandato è veritiero, con questa dovremmo poter catturare Pokémon apparso al tempio di Sinnoh. Origin Ball, bellissima. Allora, più che altro, cioè, non sto con le mani in mano. Sto con le... cioè, c'è qualcosa fra le mani. Ma non è un'altra mano. Però sì, cioè, lo definisco non fare un cazzo. O fare qualcosa col cazzo, però... cioè, abbiamo capito. Avrei tante cose da fare, vorrei fare tante cose, ma fin fine riesco tipo a fare quello. Ripeto, i miei 4 stati d'animo, fra il principale c'è l'Orni. E molto spesso si fondono. Cosa che potresti avere, diciamo, affamato, arrapato, arrabbiato, arrapato, triste, arrapato. O arrapato, arrapato e basta. L'Origin Ball sì, è un sasso. Sono marchingegni davvero stupefacenti. È incredibile che uno strumento così piccolo possa salvare tutta Isui. In un certo senso, le Pokéball accorciano la distanza tra il Pokémon e la persona che le cattura. Interessante, no? Ah, aspettate un momento. Sento di nuovo quella voce nella mia testa. Satana! Satana! No, ok, basta. La voce di Dialga? Esatto. Pare che ci voglia aiutare. Oh, ma questa è una notizia davvero rincuorante. Il sommo sinnoh del team Diamante, Dialga, insomma... ha una potenza inimmaginabile. È tutto pronto, Lucinda. La Dragon Ball. Bro, tu sei al pari di Risa quando fai queste cose. No. Dragon Ball! Non lo so. Il cazzo di inglese. Wow. Prendi l'Origin Ball e affrettati al tempio di Sinnoh assieme a Dialga qui. Insieme a Dialga. Prendi l'Origin Ball e affrettati al tempio di Sinnoh insieme a Dialga. Quick! Vai, cazzo, veloce, porca puttana. Più veloce. Ok, dopo 3 ore penso che si possa catturare sta merda, alleluia. Dopo 27 ore di gioco. Un gioco che dov'è. Oddio, però diciamo che il tempo medio del finito diceva che era 25. Dragon Cock e meglio Dragon Ball. Sì. Ci stanno i Bad Dragon. I Bad Dragon ho scoperto che sono tipo dei dildi a forma di cazzi di drago. Sì, stando sul coso dei furri, sul subreddit dei furri si impara.
Si prospetta una lotta di proporzioni epiche lassù al Monte Corona. Sei pronta a batterti? Sì, signora. Con tutta la calma del mondo. Così mi piace, giovanotta. Ascoltami bene, voi due. Il tempo e lo spazio sono due cose che sono concetti. Vabbè, l'essere che compare al tempo di Sin è Palk, colui che governa lo spazio intero. Se non agiremo per fermarlo, egli finirà per distorcere lo spazio di Isui, causando inoltre la fine del mondo intero. Quindi è un po' soccazzi. Abbiamo una nostra Pokéball che potrà aiutarci. Dialga con colui che governa il tempo, e soltanto tramite l'armonia dello spazio e il tempo che potremo riportare il mondo alla normalità. E bla 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 bla. E ora vai al tempo di Sinnoh. Ricorda che solo insieme a Dialga potrai salvare questo mondo. Quindi avessi scelto l'alto, sarebbe stato, diciamo, Palkia, cioè il buono, e Dialga il cattivo. Dell'umore giusto per andare a comprare qualcosa. Vestito nuovo. Sta morendo tutti, il mondo potrebbe finire. Tu poi come ti comprai i vestiti? Il mondo potrebbe finire da un momento all'altro e tu pensi di comprare i vestiti? Giovanotto, se il mondo dovesse finire, questa sarebbe la mia ultima occasione per rifarmi il guardaroba. Dai. Beh, non hai tutti i torti. Road to Monte Coronavirus, OIMS. Il mio preferito, il Monte Coronavirus. Sei l'ultimato, preparati. È arrivato il momento di andare al tempio di Sim. Ok. Andiamo, cazzo. Ho tutto quello che vorrei volere. Che vorrei volere, insomma. Ragazzi, ho troppo sonno per, diciamo, stare hypato totale. Ma quello, diciamo, lo chiamo di calma apparente. Quel sonno che non mi permette, diciamo, di stare troppo carico. Però vorrei urlare come un macaco in calore. Però diciamo che il mio corpo non me lo permette. Però vorrei spaccare il mondo in questo momento, ragazzi. Voglio spaccare il mondo, ma con tutta la calma, proprio. Non lo so. È un insieme di emozioni questa qua che è difficile da provare. Voglio prendere la cammella. Insomma, è difficile da spiegare. Non so, tipo, se vi è mai successo, tipo, tipo, avere hype per qualcosa e se tipo, oddio, sì, che figata, ma avere troppo sonno per, diciamo, poterlo fare. Cioè, per poter essere in vera e propria hype. Take me home, country road to take me to the place I belong, West Virginia, mountain man. Take me home, country road. Ed è tipo qua che ci sta il pazzo Edelo. E mi sta aspettando proprio a me. Gli spanerei il buco del culo. Sapendo, sì, lo so che. Lo so che ci sarà uno scontro con lui. Non dubito che al campo base tu possa fare tutti gli acquisti di cui necessiti. Ma ho pensato potessi tornare comodo per un'alternativa più vicina. Prima fila per scrutare il mondo. E mi. Ho intenzione di avvicinarmi ulteriormente una volta iniziato lo scontro. Perfetto. Ma non ti devi preoccupare della mia incolumità, sono in grado di badare a me stesso. Per di più, conoscendo le tue capacità con i Pokémon, sono certo che risolverai la situazione ancora prima che proposta succedere qualcosa. Ok, sì. Ok, metto tipo intanto qua come primo Pokémon questo. Sapendo che intanto, cioè, dovrà scattare subito la battaglia, quindi già so che cazzo di Pokémon andare. Oh, impalatura dall'altro, hai petto. Ah, sono sempre stato convinto che il villaggio andasse protetto contro ogni presenza esterna. Se tu fossi quel Pokémon del tempio. Tuttavia mi hai mostrato che la mia intera esigenza mi accecava. E ora so che posso contare su di te. Sei pronta dunque a lottare? Più che mai. Sono pronto, cazzo. Che significa?
Prima che spero che torni sana e salve. È un modo di dire così, amore. Faccio il video là così voglio un attimo vedere che cazzo mi ha detto. Cazzo ha detto che non ho letto. Non ho visto cosa ha detto. Ok. Sei pronta dunque a lottare? Sì, voglio un attimo vedere qua che cazzo ha detto, quindi. Salutiamo insieme il domani. Che non so cosa cazzo voglia dire, però ok. Ok, è un modo di dire il team diamante. Vabbè, però anche il team diamante a volte sa essere poetico. Come sai, puoi contare sul nostro aiuto, anche se dubito che potremmo esserti utili in qualche modo. Va, Lucinda, proteggi il tempo e lo spazio. Lo spazio di tutti gli esseri umani e dei Pokémon di Isui. Ok, let's go, let's go, let's go. Let's go. Alright, let's go. Let's go. E dai, e dai. Oh. Oh. Le ciabatte che si compenetrano, sì. Che belli. No, voglio fare la foto al... Oh, quanto è bello, guarda. Diventa un cavallo. Oh no, Lippo sbirro. Cazzo, ha distrutto tutto. Cazzo, raga, ha spawnato tutto. Raga, ha spaccato tutto, cazzo di Buddha. Oh. Oh, ecco, è venuto comunque. Il sommo cavallo, il sommo leo cavallo. Il sommo leo cavallo! Quanto sei brutto! Quanto sei brutto, bro! Ciuce, bro, Ciuce, sei orribile! I tuoi cattori ti odiavano! Ecco, infatti ho detto che ce n'era uno qua che doveva esserci in due battaglie così. Non so che mossa faccia! Ok. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, B, Q, R, S, T, U, Z. Ah, cazzo, mi ha colpito, porco Giuda, che male, che male, che male. Non essere arrabbiato con me. So che non sono molto cristiano, però mi scuso. Mi pento e mi tolgo di tutti i miei peccati. Oh, raga, raga, cazzo. Ansia, ansia totale. Oh, cazzo, mi sta a far male boia. Cazzo. Ah, oh shit, here we go again. Oh cazzo. Ok, 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 ok. Non ripristinare la collera. Che battagliozza finalozza. No, 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 bro, non abbiamo tolta molto di più. Ah, attacchi diversi adesso fa sto stronzo. Ok, perché più che altro grazie al tempo per ragionare. Però diciamo che non è abbastanza pure per colpire. Sta merda, le cose che mi prendono sempre alla sprovvista. Non posso manco avvicinare troppo. Prendito nel culo sta boss fight. Dai, cazzo!
Ma non capisco mai che tipo di attacchi faccia. Sì, non ripristinare la collera. Se adesso la ripristina bestemmio. Bel soundtrack funny, lo vabbè. Più che altro ti pompa. Non posso lanciargli una Pokéball contro? No. Cazzo, stavo morendo male. No, se no. Ho girato la parte totalmente sbagliata. Cristo Dio, è un bordello. E vuoi schiattare, Dio santo, cavallo di merda. Io odio, sto spammando il tasto del salto e non salta, cioè non rotola. No, che cazzo ho cliccato? No, che cazzo, per rifare da cazzo. Cazzo, però mi sa che devo un attimo impegnarmici di più. Mi sa che mo dovremmo fare da capo. Dai, che sto spammando come un cane bastardo. Per favore, fammi finire sta lotta. Si comincia così, Devo lanciare le palle nel culo di un cavallo, quindi mi vai dicendo? Quindi sto dicendo che devo lanciare le palle addosso? Oh, gusti tuoi, Io non giudico. Però gusti un po' particolari, un po' diciamo singolari. Le palle di merda che restano poi sul campo, queste. Questo è il problema. Ok, questa parte qua che mi prende e mi prende alla sprovvista. Non è difficile come boss fight, devi soltanto tipo saperci prendere il ritmo. Devi saperci prendere il ritmo. Ok, catturato? Catturato? Oh? Night of Nights, no, non tanto, più che altro diciamo. Oddio, ragazzi, oddio, non so se era tipo quella. No, non mi ricordo se era tipo quella di Leggendary Remix Saga. Non riesco a essere troppo multitasking quando ho sonno. Oh, che bello. Mi sto vedendo qua, lo salvo. Oh, che bello! Tutto quanto che si è risolto. Ah, tutta la vita felice. Noi che non torneremo mai più a casa. Insomma, una cosa normale. Cioè, non è che non avevamo famiglia, amici. No. E tipo ci avranno dato per morti, no! Allora ce l'hai fatta, l'hai catturato, ci sei riuscita, vero? L'hai davvero messo nel sacco? E tipo congratulazioni, congratulazioni, congratulazioni!
Hai fatto ottimo uso dell'Origin Ball, impeccabile come sempre. Che sollievo, ma che sollievo. Orgoglioso di te, ben fatto. Non sto piangendo. Perfino Swarran, il grande capo, a volte si commuove, eh? Siamo testimoni di un evento epocale. Più unico che raro. Aia, Swarran, che ti prende? Volevo solo rassicurarmi che non fosse un sogno. Abbiate tutti bene le orecchie. Insieme abbiamo fatto fronte a una calamità come se ne erano viste gli sui. La nostra vittoria merita una celebrazione, perciò verrà indetta una festa. Riuniti i membri di tutto il team, abbiamo una grandiosa festa da organizzare. Festa con il team diamante? Che è una festa con il team perla? In effetti ora sappiamo che il sommo tinno venerato da ciascun team è autentico. Non ha più senso farci la guerra, è ora di lasciarci il passato alle spalle. I nostri antenati rimarrebbero sconvolti nel vedere i nostri team andare d'accordo. Ma di certo è un modo migliore per proteggere lo spazio in cui vivono tutti. Ebbene, gente di Isui, celebriamo il nuovo futuro di pace e armonia che ci attende. Penso per poco, perché succederanno altre cose, penso. Anche dovrebbe essere finita la storia principale, quindi tutto il resto sono queste secondarie. Quindi, se non c'è altro da aggiungere, penso, diciamo, che dopo questa live si possa si possa definire finita la serie di Pokémon. Insomma, un carosello di emozioni. È finita la storia, ragazzi! Perché Arceus si ottiene dopo il completamento del Pokédex. È un semplice ottenimento di Arceus. Quindi penso che, raga, grandi emozioni, grandi sensazioni. È stato un piacere stare in live qua. Abbiamo riso, abbiamo scherzato. Insomma, abbiamo anche, io penso, abbiamo sclerato. È stato bellissimo, insomma. Non me ne pento. Non lo so, Arceus. Penso che tipo ci siamo dopo i titoli di coda. Infatti stacco. Aspetta a staccare. Sicuramente da quel post credit. So che Arceus si ottiene dopo l'ottenimento del Pokédex, cioè di tutto il Pokédex. Quindi è quel non, cioè, me lo continuerò poi i miei giorni a venire, perché per cavoli miei tutto il Pokédex. E poi boh, otterremo Arceus. Però diciamo che è fantastica come cosa. Dai, è stata una grande avventura. Arceus adesso si vede. Arceus, insomma. Ti do il credito pure per i Pokémon. Pure per i boss. La bambina con l'uccello, che è detto così, è la cosa più da pedofili bastardi. Senti le campane, il tutto, se siamo quasi finiti, tipo qua, i personaggi da principali così da presentare. Il mitico vecchietto. Ci vuole tanto per praticare il Pokédex. Te direi di sì. Cioè, quel più che altro ci dovrei giocare un bel po', per cazzi miei, poi. Per, diciamo, completarlo. Ci dovrei nerdare sopra. Perché, diciamo, le zone le ho tutte sbloccate. Adesso è capire dove trovare i Pokémon. È durato poco, allo stesso tempo finisco. Lo so, perché diciamo che, oddio, ho visto tipo Cydonia che è tipo al 20° video. Invece diciamo che qua sono stati pochi. Mi sa meno rispetto a quelli di Bioshock, o lo stesso numero pressoché di quelli di Bioshock. Però bello, cioè, dici merda, dici tutto, ma è bello. C'è uno che si chiama Serci, c'è uno che fa Serci de cognome, c'è uno che Sassi de cognome, Serci. Grandissimo per aver fatto il lavoro, diciamo, di traduzione del gioco.
di avermelo permesso di portare qua in live. Insomma, grandi emozioni ai ragazzi. Qua continua avanti. Vibe di Breath of the Wild. Un mio amico se l'hai ricomprato di nuovo Breath of the Wild. Dopo averlo finito, aver preso i DLC su Wii U, se l'hai ripreso per Switch. Quindi un minimo gli chiederò pure tipo di provarlo. Per curiosità mia, per vedere un attimo com'è. Ah, Game Freak. Fine dei titoli di coda, penso. Oh, che bello. Ah. Sì, sono i titoli di coda per i doppiatori. Però ma non doppiano. Cioè, in tecnica di traduzione. No, vabbè. L'avete visto voi, non potevo fare lo screenshot, però comunque l'avete visto voi, la schermata qua. Ecco, ve l'ho detto che c'è qualcosa dopo per Arceus, diciamo un post-credit. Na Wii U e Switch è la stessa cosa, inclusi DLC. Infatti mio amico però se l'ha ripreso perché voleva rigiocarci, non ha più la Wii U e voleva rigiocarci. Incontra tutti i Pokémon. Oh, e quindi finisce qua? È così che finisce la nostra magica avventura? Ah, rimaniamo qui quindi? Incedati nel passato senza niente, le comodità, i video quasi di Twitch, di YouTube, niente? Buondì Lucinda! Tu che ne pensi? Dici che possiamo stare tranquilli ora che lo squash si è chiuso? Beh, in ogni caso ora dobbiamo dedicarci all'incarico originale della squadra, completare il Pokédex ovviamente. Dobbiamo andare in ufficio a stabilire come procedere d'ora in poi. Non fare tardi. Ah, quindi raga, penso diciamo che abbiamo finito qua dopo 27 ore e 41 tipo la nostra magica avventura pazza sgravata. Posso prendere tutto più easy adesso. Posso tipo prendere e rilassarmi. Ti sei divertita la festa? Non manco abbiamo vista. Tantissimo. Io so distrutto. Comprensibile. Dopotutto c'era tanta gente. Che serata, credo di non aver mai visto la caposquadra Selina. Che serata, credo di non aver mai visto la caposquadra Selina lasciarsi andare così. Non so di cosa parla, professore. Mi è chiaramente confusa con qualcun altro. Piuttosto, veniamo al Pokédex. Come procede? Si è scatenata Selina. Grande Selina. Senza troppi intoppi, direi. I progressi sono significativi e regolari. Ma non lo nascondo che forse dovremmo dedicarci con più zelo agli incarichi Pokédex. Tuttavia è bene considerare che alcuni Pokémon sembrano esistere solo nella leggenda di Hisui e non sappiamo se siano osservabili nella realtà come Darkrai. Siamo arrivati qui abbastanza di recente, abbiamo ancora tanto da scoprire. Ma non ho potuto fare a meno di ascoltare. Se è un esperto di storia e mitologia di Isui, cercatelo, avete trovato qua davanti a voi. Vabbè, sì, ci abbiamo qua davanti. Sono a conoscenza di diversi aneddoti riguardo ai Pokémon leggendari. Anziché lavoro, le pause che mi concedono i miei vari impegni di lavoro alla ditta Ginkgo, mi dedico all'esplorazione di rovine e reperti di Isui, quindi ci darà lui le missioni, quelle belle. Sta in musica per le mie orecchie. E thank you very much. In tal caso una missione per te, Lucinda. Ascolta ciò che l'esperto ha da dire in materia e se necessario collabora con lui. E cerchiamo informazioni per altre vie. Ok, perfetto. Affare fatto, Lucinda. Ti aspetta la base sull'altura allora. Ho anche un piccolo favore a chiederti a più tardi. Ok raga, storia principale penso conclusa. Vado un attimo sulle montagne tanto per curiosity.
Poi dovrei staccare, sono tipo mezzanotte, dai cazzo. Ho soltanto sapere qualche cosa c'è da dirmi ed Elo, ma puoi usare il leggendario Pokémon. Sì, posso utilizzare pure la versione Pegaso, diciamo. Sì, e per la è versione Pegaso, diciamo. Palkia è Pegaso. Aspetta, che poi dovrebbe starci tipo qua. No, che qua non si vede. Aspetta, se vado a parlare con sta tizia qua. E faccio che ne so, così. Allora, perché lui ce l'hai così. Questo. Ce l'ha. Ah, ok, no. Ah, ok, no, si possono avere entrambi, ok. Allora, ok, no, ok. Allora non cambia niente, va bene, perfetto. Io pensavo che tipo, per come ha detto un amico mio, si poteva avere solo una delle due cose. Però diciamo che avere un Pokémon di tipo acqua drago. Aspetta, acqua drago. Acciaio drago. Acqua drago non mi interessa. Perché poi dopo c'è lo squilibrio e mi mancano quelli di tipo roccia o terra, quindi mi vendo questo. Oddio no, dipende poi così. Io ho voluto provare a andare con Damon, visto che un mio amico è andato con Perula. Scontro tra titani, sì. E un mio amico più che altro ha detto che se facevi così si otteneva, però invece come ho visto qua, cioè non cambia. Poi si potranno sbloccare la forma a cavallo di entrambi, non lo so come funziona di preciso. Com'era? Meno? Sì. Voliamo qua e vediamo un attimo che voleva Edelo. Che poi che è missione. Non è un carico, è missione, mi sa. Ah, non è una richiesta, è una missione, quindi sì, che è della storia. È Lucinda. Osserva molto attentamente, amica mia, hanno di qualcosa? E questi motivi simili a Pokémon, personalmente ritengo si tratti di lettere o, per essere precisi, di geroglifici. Visitando le rovine di Stimeri Perisui, penso di aver intuito quale sia la storia che riportano e inciso sulle loro pareti. Allora, il gesto di un eroe dal cuore coraggioso che partì in compagnia di un Pokémon con cui aveva stabilito un forte legame, alla ricerca dei frammenti di una divinità completa e perfetta. Una divinità completa, una divinità onnipotente, il creatore dell'universo, il suo nome è Arceus. Arceus, il creatore sulla bocca anche se non parla, ma forse questo nome non ti è nuovo, dico bene? Può darsi, Arceus Fon. Che immaginavo, non mi sarei aspettato altro dalla salvatrice di Isui. Per quanto riguarda i frammenti invece, deve trattarsi delle lastre, non v'è dubbio. Mi riferisco a quelle che hai ricevuto dai Pokémon regali. Sul retro di ciascuna lastra è inciso un messaggio. Coraggio, prova a leggerli. Ci sono sul retro di una delle lastre. Il respiro dell'estere originario era il solo a risuonare nell'universo prima della creazione. L'essere originario a cui si fa riferimento, fa riferimento del messaggio comunque che si riferisce, appena letto, altri non è, del Pokémon conosciuto come Arceus, il leggendario di copertina. Tutte le lastre, ok, dobbiamo recuperare le lastre. Guarda gli scattini, tipo le crisi epilettichine del piedino di Etelo. Fare un attimo il video per le crisette epilettichette del piede di Etelo. Raggiungimi nella profondità del bosco ostico. Aspetta, ma queste qua è... Ok, non so se c'entra sempre con la storia, quindi diciamo che ci proverò ad andare avanti. Non so se questo è il bosco ostico. Ma mi sa di no. O mi sa di sì, non lo so, come si vede. Dovrebbe essere questo.
Però non vedo nessun bosco e nessuna cosa ostica. Cioè, se solo ostico e niente bosco. È tipo il fantabosco quando il bosco non è fantastico. Ok. Fanculo che si stanzi qua su stili. Dai cazzo, che poi voglio prendere, voglio andare a dormire. Ah. Eccoci qui dunque, Lucinda. Stando alle mie ricerche. Ma un Pokémon Alpha, fammi un favore, pensaci tu a sistemare i peschi, più no Dio. Va bene. C'ho forza? Secondo me non c'ho forza. No, non c'è effetto contro Vespi. Che tipo è Vespi? Quindi sai full elettrico? No, mi sa che vola, che volante, non lo so. Perché comunque c'ha l'evitazione, non va, non si esce. Pensi che fare bzz bzz nelle orecchie di un dio possa bastare? Fragor tempo. Dai, ma levito, affanculo. Oddio, qualsiasi mossa che ti faccio. La tecnica potente non puoi schivarla. Ah, è vero, un effetto. Nulla, sto spostando. Cioè, diciamo che urlevi adesso, bastardo. Hai saluto questo? Oh. Oh, almeno. Oh, raghi, almeno. Cristo Dio maledetto. Cristo Dio maledetto. Vespiquin. Non posso andare da Etelo, vabbè. Tanto sapevo che me l'avrebbe ammazzato. Vai qua, Rainbow Dash. Non sei come quella mezza calzetta di Legend. Ah, c'è un dio. Sei molto più potente tu. Vedi cazzo che i leggendari fanno schifo rispetto al mio Rapidash, il mio Rainbow Dash. Lastra pietra, ok, adesso qua. Ah, quindi ok, devo recuperare tutte quante le lastre. Quel Pokémon Alpha deve aver raccolto per puro caso la lastra che stavamo cercando. Tornando al dunque, ciò che. Con ciò si concludono le informazioni e il mio possesso sulle lastre, eppure non è successo assolutamente nulla. Ciò mi fa naturalmente supporre che ve ne siano altre da trovare. Ok, quindi dobbiamo trovare altre. Per fortuna conosco qualcuno che potere. Noises? Rumori? Esatto, la nostra cara. Rumori! Se non erro, non l'ha ancora ringraziata per la faccenda della catena rossa. Sarebbe occasione per farlo, no? Allora decido, dirigiamoci, ok. Penso di staccare per oggi, raga. Al massimo vedo di continuare poi. Ma intanto poi queste qua diciamo che sono post-storia. È il dopo storia questo, quindi vabbè. È stato un piacere stare in live anche oggi. E beh, che dire, assolotti, anfibi vari. È stata una pazza avventura. E beh, da me, scricciolo è tutto. Goodbye, alla prossima live. Stay tuned, in questo caso, per chi vede di sera, chi sta vedendo adesso, buonanotte. Io sto provando a installare Linux su un vecchio computer. Auguri buona fortuna. Buona fortuna, Togni! Ci riuscirai. Però non potrai giocare a Toe Project su Linux.